più che viste, Udinese e Roma si sono intraviste, nel senso che hanno mostrato solo quello che potranno essere tra alcune settimane, quando la condizione fisica sarà perfetta e l'intesa in campo ulteriormente perfezionata. Bianconeri e giallorossi, per esempio, non hanno ancora nelle gambe la birra necessaria per condurre ai ritmi dovuti tutti i 90 minuti, soprattutto se giocati su un terreno che gli scrossi di pioggia hanno reso di minuto in minuto più pesante. Udinese e Roma comunque hanno mostrato ciò che vorrebbero essere. La zona dell'Udinese, per esempio, ha funzionato. La retroguardia si è mossa con tempestività e in qualche caso con apprezzabili sincronismi. L'argentino Sensini si è fatto ammirare per l'efficacia di alcuni recuperi. Gallego si è insediato nella zona centrale del campo e ha diretto la squadra con sufficiente autorità, anche se talvolta non è riuscito a interpretare i ritmi che sarebbero stati necessari per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa. E a Balbo i rifornimenti sono così arrivati con il contagocce, ma l'argentino, quando è stato chiamato all'opera, ha puntualmente risposto. La Roma è come se fosse nata di nuovo, Radice l'ha completamente trasformata. È una Roma edizione mercato comune, gioco classico all'italiana con condimento tedesco. Nel primo tempo è piaciuta per una certa compattezza di squadra, per la pericolosità del contropiede quando ha operato in profondità. Feller però era troppo solo e Rizzitelli ha giostrato spesso all'altezza della metà campo, dove Giannini ha toccato numerosi palloni e Di Mauro e Desideri si sono dati un grande affare, ma i loro inserimenti sulle fasce sono stati spesso bloccati. La difesa complessivamente ha retto bene, ma qualche tentennamento c'è stato quando è stata presa di petto dall'inserimento dei difensori, come in questo caso con Vanoni. Poi Bertold interviene così su Simonini e l'arbitro Luci concede la massima punizione tra le proteste dei giallorossi. E con Bertold cerchiamo di analizzare questo fallo su Simonini. C'era o non c'era il calcio di rigore? Ma secondo me non c'era, perché ho preso nettamente la palla e si vedrà anche in Moviola, perché anche la palla è uscita dall'altra parte. Fulvio Simonini, uno dei migliori in campo, calcia la massima punizione e Cervone è bravissimo a neutralizzare il tiro. Sull'Udinese la maledizione di Taranto, mentre nel giro di un minuto trova conferma la legge della severa punizione per chi sbaglia e Tempestilli a segnare uno splendido gol su invito di Desideri. La Roma è spietata come lo deve essere una squadra che gioca all'italiana. E a questo punto si vede la vera Udinese, anziché crollare la squadra ha una grande reazione proprio agli sgoccioli del tempo. Finalmente un buon pallone per Balbo, l'argentino coglie il palo. Sul corner Simonini, il piccoletto, beffa tutti e segna un grande gol di testa. La squadra ha reagito con carattere e dopo due vicissitudini negative, cioè il rigore sbagliato e immediatamente il gol subito. Ha reagito, è andata alla ricerca del pareggio e lo ha centrato. Questo è stato il motivo più interessante. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto, non è che pensavamo ad aver risolto tutti i problemi, non è che questo risultato ci deve mettere ancora di più ad analizzarci. È un risultato che succede nel nostro calcio, dove magari si rischia di vincere le partite, poi magari ci sono anche quelle due o tre occasioni che si rischia anche di perdere. Comunque noi abbiamo avuto una netta superiorità che non siamo riusciti a concretizzare e questa è l'unica critica che si può fare a questa squadra. La Roma sceglie Pescara per l'ultima tappa del suo esilio, solo pochi intimi la seguono. Ancora meno i tifosi dell'Ascoli, nonostante le due città siano praticamente a un tiro di schioppo. L'arbitro Di Cola sa che avrà il suo bel da fare e si concede almeno un taxi fino allo stadio. La Roma rinuncia ben presto alla zona, creando un po' di intasamenti nel primo tempo sulla fascia sinistra e l'Ascoli, solo formalmente ospite, crea il primo brivido alla porta giallorossa che nel prosieguo dell'incontro troverà in Cervone un grande protagonista. Di Mauro, ordinato geometra del centrocampo, assente, la manovra romanista è continua ma confusionaria, anziché no. Il principe Giannini non è certo nella sua migliore giornata, Manfredoni e Desideri sono due grandi combattenti, ma per Lorieri oggi è una giornata particolare, di quelle già da tempo cerchiate sul calendario. Arriva il calcio di rigore, Aloisi interviene su Rizzitelli e l'arbitro non ha nessun tipo di dubbio. Giannini però si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore marchigiano, e così si va tutti negli spogliatoi con ben poco di buono da ricordare.
Un quarto d'ora per schiarirsi le idee e la Roma riparte di slancio, ma la coperta è corta e Šehtović trova in Cervone un nemico spietato. Lo slavo ha due eccezionali occasioni nello spazio di un minuto, poi il match riprende il suo corso più naturale. Rizzitelli è tra i più attivi in fase di conclusione, ma la fortuna non lo aiuta molto. A turno tutti i romanisti provano in qualche modo, ma la strada è sempre sbarrata. Finisce così, 0-0, con l'assedio continuo degli uomini di Radice e il pericolosissimo contropiede dei marchigiani. Per vedere un po' di spettacolo, l'appuntamento naturalmente è rinviato. Questa fa... punti, Milan, Roma e Bari 4 punti, con 3 punti Sampdoria, Bologna, Ascoli, Lazio, Genoa e Cesena, con 2 punti Lecce, Atalanta, Udinese e Fiorentina, con 1 punto la Cremonese, chiude il Verona a quota 0. Questo per quanto riguarda la classifica della Serie A. Dunque possono cominciare i collegamenti, questo mercoledì sport sarà una sorta di 90° minuto di domenica sportiva, ci sarà la Moviola al termine dei collegamenti e cominciamo proprio con la partita che si è giocata nell'unico anticipo del pomeriggio, quella di Marassi, dove la Roma ha vinto per 2-0 il servizio di Pieroneto. Il Genoa incappa nella prima sconfitta del campionato e la Roma recupera morale e nuove prospettive. Il 2-0 di oggi alla fine è parso però troppo severo per i rossoblù, che forse per eccessiva generosità hanno finito per perdere una partita che volevano vincere a tutti i costi e che meritavano forse almeno di pareggiare. In campo molti ex, Collovati, Signorini e Gregori nel Genoa, Cervone e Nela nella Roma e ovviamente qualche scintilla. I rossoblù partono di gran carriera, ma già al terzo Desideri costringe Gregori ad una difficile parata. Le squadre si affrontano a viso aperto e se Ruotolo impegna Cervone, oggi in giornata di grande vena, altrettanto fa Nela con Gregori. Nel Genoa esordisce Perdomo, reduce da un allucinante viaggio aereo dalla Paz e comincia a provare la mira sui calci di punizione. Sino alla fine del tempo resta un sostanziale equilibrio in campo con prevalenza territoriale del Genoa, che nella ripresa ritorna all'assalto e al quarto sfiora il gol con Aguilera. Il piccolo uruguaiano, il pato come lo chiamano i compagni, lambisce il palo e la palla corre lungo la linea di porta ma non entra. Subito dopo il Genoa ci riprova, prima con Fontolan e poi anche con Ruotolo, ma al quarto d'ora, alla prima offensiva della ripresa, i giallorossi vanno in gol. Dopo un contrasto tra Collovati e Föller, la palla schizza verso Eranio che la tocca con una mano. Cornieti decreta il rigore che lo stesso Föller trasforma. Due minuti dopo, cartellino rosso per Manfredonia per doppia ammonizione, la seconda per un fallo volontario di mano a centrocampo. Poi si fa male Comi dopo uno scontro fortuito e lascia il campo in barella. Un po' di paura, ma poi tutto bene, il trauma cranico è stato ben riassorbito. Il Genoa si ributta in avanti per il pareggio e mette dentro anche Ruben Pass. Perdomo fa vedere finalmente il suo tiro bomba, ma Cervone vigila. E Giannini, oggi molto costante e attento, lancia in gol Föller che sfugge a Collovati, un contropiede classico e puntuale in situazioni simili. Il finale è tutto del Genoa, Aguilera si scatena, ma la porta della Roma è decisamente stregata. Soddisfatto alla fine ovviamente Radice, mentre Scoglio non perde l'ottimismo ed Eranio racconta così il fallo del rigore. Ma c'è stata una palla lunga, un rilancio della Roma in contropiede, Collovati controllava Föller e niente, non l'ha fatto saltare. Secondo me c'era già una mezza ostruzione lì, poteva fischiare fallo, però ha dato la regola del vantaggio, la palla è entrata dentro l'aria e niente, in quel momento lì io mi sono avvicinato a loro due e Collovati con la punta è riuscito ad anticiparlo, io nel girarmi uscendo fuori dall'aria l'ho toccata con le mani involontariamente e purtroppo l'arbitro ha deciso di dare calcio di rigore. Ma noi direi che abbiamo avuto solamente l'inizio del secondo tempo, dove siamo stati un po' inferiori al Genoa, non tanto nel gioco in quanto dell'aggressività che ci hanno imposto e lì la squadra non mi è piaciuta, però dopo pian piano abbiamo ripreso a giocare, direi che sotto l'aspetto del gioco abbiamo meritato di vincere. Eh sì, è stata... Sono contento. Dopo l'esilio dovuto alla squalifica del campo, la Roma torna a casa. Il Flaminio è un catino ideale per riabbracciare la squadra e festeggiare Gigi Radice, 400 presenze su una panchina di Serie A. Alla festa del tecnico giallorosso partecipa anche Emiliano Mondonico, che fu suo allievo come giocatore nel Monza. Poco lo spazio per i romanticismi, la partita, molto piacevole, non presenta tempi morti e già dopo 6 minuti il portiere Ferron deve opporsi alla conclusione ravvicinata di Manfredonia. Al nono Atalanta in vantaggio.
La retroguardia romanista soffre non poco la velocità di Caniggia e l'argentino, sul mancato intervento di Tempestilli, corona la sua galoppata con un pallonetto calibrato. L'attaccante bergamasco smetterà di graffiare quando lo prenderà in consegna Bertold, uno dei migliori in campo. Pronta la replica della Roma, che annulla l'incidente di percorso dopo soli 5 minuti. Rizzitelli, in versione rifinitore, offre un assist delizioso a Desideri che pareggia con freddezza, 1-1. Nella parte intermedia del primo tempo i romanisti dilagano. Sul cross dell'eccellente Manfredonia Ferron sbuccia la palla e Gerolin non ha difficoltà nell'infilare la porta incustodita. 2-1 al 17esimo. Si attende la reazione degli ospiti, invece passano 10 minuti e arriva la terza rete. Bertold, con grande scelta di tempo, sfrutta al meglio un corner battuto da Giannini. Mondonico cerca di correre ai ripari inserendo Madonna al fianco di Caniggia, troppo isolato. Ma la musica non cambia anche nella ripresa. Rudi Völler, ormai beniamino assoluto dei tifosi, trova la realizzazione personale, completa la quaterna e sigilla l'ennesima prestazione ad alto livello. La curva lo esorta a volare e lui, novello Icaro, esegue. Ma il tedesco non è l'unico romanista insaziabile. Ci provano ancora Rizzitelli e Desideri che trovano sulla loro strada un Ferron impegnato a salvare il salvabile. L'incontro sul 4-1 è praticamente chiuso e non fanno storia le tre occasioni bergamasche nel finale, vicini al bersaglio Caniggia due volte e Bordin. Una notazione che riguarda l'arbitro Pairetto, attento, autoritario e preparato atleticamente. Per la Roma un ritrovato feeling coi tifosi, per l'Atalanta uno scivolone senza possibilità di recriminazioni. Mondonico, una sconfitta mi sembra senza troppe attenuanti, d'altronde lei non ne ha mai cercate. Ma è difficile cercare attenuanti sul 4, quando perdi 4-1, penso che sia la maniera migliore per commentare questa gara. Purtroppo esiste, succede che una squadra in vantaggio in 5 minuti subisca due gol ed è chiaro che in questo momento, dopo due sconfitte alle spalle, non siamo in grado di sopportare due gol in 5 minuti e qualcosa magari dentro è venuto meno. E se viene meno qualcosa una provinciale è chiaro che gli altri vanno a nozze. Gettare acqua sul fuoco quando la squadra va a mille, non deprimersi quando le cose vanno meno bene, rimane questa la sua filosofia? Ci mancherebbe altro, penso che l'allenatore sia importante soprattutto per quello, è importante che in questo momento prenda tutte le responsabilità e che dia la possibilità ai ragazzi di preparare la prossima gara nella maniera più tranquilla. Questo è il mio compito, questo è il mio lavoro, questa è anche la mia filosofia in tempi non sospetti. Radice, 400 candeline su una panchina di Serie A, troppe per provare ancora qualche emozione oppure quei cori a suo indirizzo positivi le hanno fatto provare un brivido? Beh, non solamente questi cori che ho apprezzato moltissimo, poi la prestazione così che hanno dato i ragazzi, perché dopo essere andati in svantaggio si poteva anche rischiare questa partita. Mica male questa Roma? Sì, questa Roma mica male. Da quando io sono arrivato devo dire che ho trovato un ambiente molto disponibile, molto valido, e ho sempre creduto appunto che questi ragazzi potessero fare delle buone cose. Adesso il pubblico ha sentito e ha capito questa nostra dedizione e ci fa piacere che ci segua con questo interesse. Il pensiero che ho è un ricordo alla mamma di Manfredonia che è deceduta stanotte, e l'altro pensiero è un ringraziamento al pubblico di Bari, perché veramente dà continui segni di civiltà e permette anche agli avversari di vedere una partita, altro non dico. La partita non vuol dire nulla? Come? Della partita non vuol dire nulla? Ma cosa diciamo? L'avete vista voi, avete visto cosa è successo? Comunque purtroppo c'è stato un vincitore e c'è stato uno sconfitto, ma io le ho detto quali sono i miei pensieri in questo momento. Altro che Violese, stavolta tutto chiaro, Presidente. Tristezza per la morte della mamma di Manfredonia, pacata soddisfazione per la vittoria, la terza consecutiva, ma la meno convincente. Brava comunque la Roma, questo è certo, a far sua una partita che ha rischiato grosso di perdere e che il Bari quasi non ha voluto vincere, dopo essere passato in vantaggio subito, al 7° minuto, quando Gio Paolo ha inventato una punizione tutta brasiliana. Dovrebbe fare il brasiliano anche Giannini, ma Mannini non si fa sorprendere come Cervone.
Alla sua 200ª partita in giallo-rosso, il nazionale trascina i suoi in una reazione che sa essere molto concreta, soprattutto per una ventina di minuti, con Gerolin arretrato a sostituire Manfredonia. A centrocampo lavorano bene con Giannini sia Desideri che Di Mauro, ma l'attenta guardia di Roseto e Brambati, rispettivamente su Feller e Rizzitelli, consentono a Mannini un primo tempo tutto sommato tranquillo, a parte un salvataggio di Maillaro sulla linea e una conclusione di Rizzitelli fuori di poco. In apertura di ripresa, in 4 minuti il Bari fa Caracchiri. Prima sbaglia un calcio di rigore concesso da Luci per questo fallo di Gerolin sull'ottimo Gio Paolo, prodezza di Cervone, come vedete anche sulla ribattuta di Carrera. Poi arriva l'autogol di Brambati che consente alla Roma di pareggiare in un momento che si stava facendo davvero molto difficile per la squadra di Radice. Come se non bastasse, ecco la giornata nera del barese Maiellaro che in un paio di occasioni sbaglia quel gol che avrebbe premiato giustamente la squadra in quel momento capace di giocare meglio. Purtroppo commentare una gara, una sconfitta come quella di oggi poi è incredibile. Io ho semplificato dicendo che oggi ci siamo suicidati, perché è stato proprio un suicidio questo e dispiace, in modo la dimostrazione che la squadra può competere contro chiunque, l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto, l'abbiamo dato anche oggi, dobbiamo ritrovare questo carattere e sperando che poi nel proseguo del campionato le cose possano migliorare e sbagliare un molto di meno, ecco. Nel calcio chi sbaglia paga, ecco la beffa, o meglio, ecco la spietata concretezza di una Roma che sa ragionare anche nei momenti difficili, non sprecando proprio nulla, anche Desideri sa battere le punizioni. Mercoledì comincia l'avventura azzurra. Sì. Baggio ha fatto 2 gol, Giannini no. Sì, io no, però noi abbiamo vinto, Fiorentina che ha fatto? Ha vinto. Anzi no, vinceva, poi ha pareggiato. Contento? Ma contento, sono contento per me perché la squadra va bene, io sto giocando bene, poi per quanto riguarda gli altri sono contento per Roberto che ha fatto 2 gol e niente, mercoledì ci vediamo, ci incontreremo lì in nazionale. Ma esiste davvero questo dualismo? Ma non credo, da parte mia credo di no, perché siamo 2 giocatori completamente diversi e diciamo anche le, soprattutto le caratteristiche lo evidenziano, lui è più attaccante, io sono più un centrocampista di regia. Questa domenica è di 24 classifica della Serie A. Roma e Napoli al comando con 10 punti, Juventus e Inter 9, Milan, Sampdoria e Bologna 8, Lazio, Genoa, Lecce. Alla presenza dei ministri Ferri e Carraro, la Roma Flaminio non poteva certo andare forte, tantomeno dare spettacolo, e perciò la simpatica truppa di Gigi Radice ha rispettato i limiti di velocità, battendo nel pieno regime delle teorie keynesiane, ovvero massimo risultato col minimo sforzo, un Cesena, che da parte sua ha fatto ben poco per non far rispettare il pronostico. Nel primo tempo, in attesa che arrivasse il Polentino, i giallorossi hanno dato vita ad una gara a basso regime, in cui solamente Föller si faceva notare per alcune incursioni di buona fattura e Giannini brava ad impostare la manovra. Il resto si svolgeva nell'ordinaria amministrazione, con un Cesena ben arroccato nella propria metà campo e la Roma svogliatamente in attacco e per di più sciupona in un paio di occasioni, prima con Rizzitelli, oggetto misterioso ancora secco di gol, e successivamente con Desideri, che non riusciva a fare gol solo davanti a Rossi. Il Cesena, spuntato per l'assenza degli squalificati Djukic e Agostini, un po' congestionato a metà campo, non ha affatto capito che la Roma aveva in testa più il primato che la partita, rendendosi una sola volta pericoloso con Turchetta, che quasi allo scadere mandava il pallone sulla traversa con Cervone fuori dai pali. All'inizio della ripresa, la notizia che Napoli stava perdendo a Monza con la Cremonese esorgizzava oltremodo il presidente Viola, che, lontano da sguardi indiscreti, per 20 minuti si è sentito di nuovo leader del campionato, esattamente come 3 anni e mezzo fa, quando Desideri siglava la sua 3ª rete stagionale, dando così gloria e 4º successo consecutivo a questa Roma, prima tanto criticata, ora persino osannata. Dove li posso presentare Föller, era tuo avversario, in campo non ha segnato, però tutto sommato penso che tu abbia stima, no, del centravanti tedesco. È un campione puro e lo sta dimostrando a Roma, è già 2 anni che sta facendo benissimo, io gli auguro di fare ancora meglio.
cercare magari che quando gioca contro di noi che si impegni un po' di meno, di darci qualche soddisfazione in più. Senti, Cesena ha spuntato, la Roma tutto sommato è prima, ma forse Rudy non è che abbia fatto la migliore partita di questo campionato. No, però credo che soprattutto primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni che abbiamo avuto, ma è calcio, è così. Secondo tempo abbiamo avuto un po' di fortuna, vero? Perché Domini ha giocato così bene? Gioca sempre bene, vero? Giusto, giusto. Senti, la Roma prima, secondo te tu hai giocato contro il Napoli, contro il Milan? Secondo me la Roma può fare sicuramente meglio, non è da prime posizioni, proprio secondo punto di vista, devo essere onesto, però è una squadra che sicuramente può fare benissimo perché ha le basi solide, c'ha un mister veramente bravo e poi con Fuller si vola, come dice la vola, no? Tedesco vola, oggi non hai fatto gol ma mi sembra che abbia volato lo stesso. Anche io sono abbastanza contento, soprattutto con il primo tempo che ho giocato abbastanza bene, secondo tempo è stato un po' stanco come tutti i miei compagni, anche Cesena è stato un po' stanco. Senti, il fatto di essere prima, di essere in prima classifica, prima in posizione? Ma mi sento bene, prima stare, prima è chiaro, però sappiamo che abbiamo un mese abbastanza difficile, adesso giochiamo all'Inter prossima settimana, allora vedremo come cosa possiamo fare. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Venire a San Siro con il primato in tasca? Nessuna sensazione, perché io le sensazioni non le provo. Ho capito. Provo delle certezze. Vale a dire? Che sarà una bella partita. Della Roma? Di tutte e due. La matematica è un'opinione. A Scudetti vince 7-1 Trapattoni. A Tedeschi 3-2 l'Inter. Aggiungete un trofeo mondiale per Zenga e togliete un sindaco a Roma e tirate le somme. Fa 3-0 per i nerazzurri. Davanti ai primi fuochi consistenti la difesa della Roma si scotta. L'Inter ha la rabbia di chi è uscito dalla Coppa, anche se le mancano Serena, Bianchi e Berti. C'è curiosità, si vuol vedere come se la cava Klinsmann da solo. Radice manda Gerolin a tamponare su Breme, Trapattoni, Mandorlini a fermare Nela. Inoltre Manfredoni e Giannini e Desideri se la vedono con Matteus, Matteoli e l'ottimo Cucchi. Morello fa da spalla a Klinsmann. Per un quarto d'ora Inter piuttosto in ambasce. Qualcuno pensa che possa risentire delle fatiche di Coppa. Poi Klinsmann e Cucchi aprono la strada a Matteus per il primo gol. Il panzer tedesco sbuca dalla sinistra come un falco. La difesa giallorossa sbanda paurosamente. La Roma, niente, non vince a Milano dal 1980 e sta attestata sulla linea Sigfrido. Ancora Klinsmann contribuisce al secondo gol ed il pallonetto di Breme è un bijou. Chi lo ha detto che il tedesco è solo capace di sparare col mortaio? La reazione della Roma? Tutta qua. Insomma, non c'è partita. Beckenbauer è in tribuna. Che cosa pensa di Matteus in questa prova? A lot of players, he played probably a perfect first half. He played really extremely well. He scored a goal and he is probably the best player on the field. Ci sta giocando perfettamente, il miglior uomo in campo e penso che veramente è praticamente perfetto. Che cosa pensa dell'eliminazione dell'Inter? I think it's a very big disappointment for Inter and for the whole Europe, for the European Cup, because Inter is, you know, one of the famous teams in Europe and they get eliminated in the first round. I think it's a disappointment for everybody. C'è un grande disappunto non solo per l'Inter, ma per tutta l'Europa, perché l'Inter è una grande squadra, soprattutto nell'ambito internazionale. Thank you very much, Mr. Beckenbauer. Thank you, bye. Nella ripresa i nerazzurri potrebbero stravincere, ma forse, colpiti da improvviso benessere, preferiscono non abbuffarsi. Questione di linea. Cucchi ha due palle gol da sprecare e si capisce che la Roma ha lasciato l'orgoglio a casa. Guardate che voragini si aprono nella difesa giallorossa, dove la coppia centrale Bertold-Comi forse non funziona molto. Nerone fece meno danni a suo tempo, tutto sommato. Matteus non è tipo da emozionarsi quando c'è da metterla dentro. Il tedesco sente odor di mondiale ed è in forma strepitosa. È l'uomo guida dell'Inter. Per la verità, in palla è pure Klinsmann che cerca il gol numero 5. Peccato, all'ex fornaio si brucia lo strudel questa volta. Non tutti hanno fatto la marcia della pace e Breme alla fine ricorda a Matteus la squalifica dell'anno scorso.
Con Rossini in campo al posto di Morello, lo spartito nerazzurro non cambia. Comi e Berthold parlano lingue assai diverse, ma la gazza ladra Klinsmann non ama il classico. Il corsaro giallorosso Tempestilli ama il vernacolo e si fa espellere, così abbandona la gloriosa benda al suo destino. Altro là di Rossini e stecca di Bergomi, cui piace l'operetta. Alla fine i tedeschi si scambiano le maglie, ma non è né una minaccia né una promessa, è solo una finta. Ognuno resterà dov'è. Tu che contro la Roma ha giocato per farsi notare da Beckenbauer. No, grande partita ha detto, sì. Ti dice il migliore in campo Matteus. Sì, grazie, per me era importante oggi vinciamo questa partita contro Roma perché io ero molto deluso dopo la partita contro Malmö perché abbiamo perso in primo turno in Coppa Campioni perché era questa partita più importante come tutte le partite in quest'anno per il morale. L'Inter dell'uscita di Coppa del mercoledì e penso che poteva sicuramente fare risultati anche con altre squadre, quindi abbiamo risposto direi alla grande noi con grande determinazione. Del resto l'abbiamo fatto anche altre volte e credo che la nostra vittoria non sia né umiliante per la Roma e neanche declassante. La Roma esce ridimensionata, cambia programmi oppure adesso c'è un altro paio di partite assai difficili? Beh, ridimensionati non direi, anche se la prestazione è stata piuttosto deludente. Adesso avremo la possibilità domenica di misurarci con un'altra grande che è il Napoli. E direi che viene proprio al momento giusto, al momento opportuno per vedere un po' quali sono le nostre risorse anche nel caso come questo che abbiamo perso una partita malamente. Voi due siete molto amici, no? Due grandi amici, due grandi compagni, al di là della partita questa sera andrete a cena assieme, che cosa succederà? Sì, visto che è in zona, che fare stasera? Che quello che doveva organizzarla mi pare che non l'abbia fatto a tempo. Allora cucina Giovanni. Beh, noi non c'è un problema di cucina. Noi siamo la Lega Sportiva, sì, però. Presidente, una grande... laziale, vero? No, Presidente. sono per il calcio, Presidente. Ecco, bene, mi dica. Ecco. Allora, per quanto riguarda invece la partita del Roma-Napoli, sì? Ho visto una grande tensione in campo, forse attenzione. Superiore... Attenzione? Tensione. Attenzione. Ma io mi sono meravigliato perché noi i nostri non li abbiamo eccitati, gli abbiamo detto di stare calmi e quando vogliono stare calmi ci stanno perché avete visto a Milano erano calmissimi, no? E invece qui con Napoli hanno trovato una verve insospettabile mi sembra. No, hanno reagito perché si sono resi conto che a Milano loro non ci sono andati perché io non li ho visti. Il sorriso di Viola torna a farsi presidenziale. La sua Roma sorge dalle ceneri di San Siro e per poco non fa la festa al Napoli, apparso in verità sottotono e poco determinato. La partita non è stata bella, molti falli, interventi duri su entrambi i fronti, troppi conti personali da risolvere con l'arbitro Magni al centro di una partita infuocata, non sempre in grado di controllare la situazione. L'intervento dell'arbitro è un po' tardivo, lei che pensa dell'arbitraggio di Magni? Arbitro tardivo, arrivati in ritardo? Sì, nel senso su alcuni interventi in interpretazione del match. No, io non li giudico mai, anche perché non sono all'altezza, anzi, siccome sono troppo all'altezza, io capisco la difficoltà dell'uomo che va in campo fra due contendenti con quella tensione che avevano. Già dall'inizio la Roma tiene banco con manovre semplici ma efficaci e complice un Napoli distratto, i giallorossi vanno in gol con Comi, libero di ruolo e di fatto, che da pochi passi batte Giuliani con la difesa partenopea ferma e rampante come i cavallini della giostra. La Roma ha anche la possibilità di chiudere subito il match, ma prima Giannini e poi Rizzitelli falliscono due grandi occasioni. La Roma è davvero padrona del campo, Radice affida Maradona a Stefano Pellegrini senza alcun rimpianto e Manfredoni è sempre con successo sulle tracce di Careca. In verità i sudamericani del Napoli sono comunque lontani dalla forma migliore. In compenso c'è Ferrara a tener destra la difesa romanista. Nel frattempo non scema la tensione in campo, persino Maradona dà il suo contributo alla causa napoletana. E il Flaminio si trasforma in un enorme ring, suscitando perplessità anche nel parterre ricco di personaggi. Si aspettava però questa durezza, c'è molta determinazione. Sì, un po' troppo.
Forse anche le dimensioni del campo, con la folla a ridosso così, questo tifo incessante, forse carica anche di più i giocatori. Ma bisognerebbe stare più sereni in campo. Questo Maradona è un po' lontano dal suo standard abituale, no? Beh, non è che sia lontano, è che la Roma nel primo tempo ha giocato molto bene, molto di forza, concentratissima. A Radice ha fatto una squadra corta e giustamente merita di vincere nel primo tempo, diciamo. Nella ripresa torna un po' la calma, la Roma ci riprova con Di Mauro e nel frattempo Bigon schiera Fusi libero e De Napoli centrale, con l'innesto di Massimo Mauro entrato al posto di Crippa sulla fascia destra. Il Napoli sembra così un po' più equilibrato e al decimo trova con Baroni un calcio di rigore grazie ad un fallo tanto netto quanto inutile. Maradona, oggi un po' in ombra, trasforma sulla sinistra del portiere la sua maniera, allontanando così i fantasmi dello Sporting di Lisbona. La partita praticamente finisce qui, la Roma si trova a dividere la posta con un'avversaria che sul piano del gioco non ha certo meritato, ma il calcio è bello anche per questo e poco è mancato che Careca non segnasse a pochi minuti dal termine. Quasi lo scadere Feller si fa poi espellere per doppia ammonizione, mentre Baroni e Manfredonia abbandonano il campo in barella per entrambi alcuni punti di sutura alla testa. Come va con il colpo in testa, Baroni? Ma purtroppo così, sono cose che capitano e ci siamo dati una grande zuccata con Lionello. Lui a 4 punti gli ha dato a me 2. Ecco. Invece a Napoli e Roma un punto ciascuno? Sì, credo che così tutto sommato la partita sia stata molto spigolosa, specialmente nel primo tempo. Abbiamo fatto una prestazione della quale siamo molto soddisfatti perché proprio volevamo riscattare questa brutta gara di domenica scorsa. E la squadra ci è riuscita, è andata vicino anche alla vittoria, direi che moralmente avremmo anche potuto vincere ed è stata una buona partita. Il migliore uomo in campo della Roma? Ma io devo dire a Stefano Pellegrini perché è stato bravissimo sulla marcatura di Maradona e poi ha fatto una bella gara. E il peggior Napoli della stagione questo? No, non direi complessivamente no, quello del primo tempo sicuramente ci è andato vicino. Radice ha stigmatizzato il fatto che ci sono stati troppi interventi duri, forse l'arbitro doveva intervenire con un cartellino di diverso colore. Ma sicuramente è sempre antipatico vedere scontri piuttosto rudi in campo, però la partita di oggi si era messa a punto su questi binari che dicevo. Tutto fa spettacolo. L'hockey su prato, il catch con la sigaretta in bocca, l'impero romano e la noble art praticata con guanti rossi. E c'è chi vuole 26 domeniche da Coppa dei Campioni. Ma l'atmosfera del mercoledì è tutta un'altra cosa. Dopo la battaglia col Napoli, la Roma è senza Giannini e Manfredonia ed inoltre ha il fresco ricordo del 3-0 rimediato a San Siro dall'Inter il 1 ottobre. Radice così preferisce attestarsi sul centrocampo ed impostare una diligente partita di contenimento per sfiancare il Milan. Le novità giallorosse sono Pellegrini e Di Mauro. Sacchi ha perso Rijkaard e Costacurta, ma davanti recupera Donadoni mentre in difesa schiera Maldini centrale. Sulla fascia Salvatore, sfumatura alta, tipo l'ultimo dei Moicani. È il solito Milan che va subito all'assalto ma riesce a tirare con efficacia poche volte. Ancelotti è il fulcro e il punto di riferimento rossonero, va al tiro e si permette persino un tunnel alla Germania. Giovanni Galli è disoccupato. I milanisti non mollano, creano diverse occasioni, ma in questa circostanza è tempestilli a salvare una situazione difficile. Delia è stato ad arbitrare in Irlanda e parla in perfetto inglese e giallorosso. Cervone non è l'ultimo arrivato e si vede bene su questa incursione di Simone. La Roma non butta via la palla alla viva il parroco, pardon, viva il cardinale, vista l'abbondanza di eminenza. Giovanni Galli comincia ad avere fastidi dai vispi giallorossi all'inizio della ripresa. Varesi deve prendere iniziative personali per forzare i tempi. Van Basten, come i pittori fiamminghi, si innamora del pennello e fa tardi agli appuntamenti. Capitan Varesi,
rinnega l'ammonizione che farà probabilmente scattare la squalifica. Cervone si esibisce in una serie di parate notevoli. La partita tuttavia sembra da 0 a 0 e le finezze di Conti non servono alla Roma. Alla prima disattenzione il Milan colpisce duro. Van Basten segna così e Sacchi applaude. Per i rossoneri tuttavia non è la fine dell'incubo. Galli deve salvare il risultato in collaborazione con Desideri. I romanisti mettono paura al Milan ma non concludono adeguatamente. La Roma così lascia ancora San Siro sconfitta. Sentiamo Radice. Per 11 mesi non verrete più a San Siro? Beh, direi che ci siamo stati due volte, non è che proprio non abbiamo colto nessun punto, facendo una prima volta una prestazione non buona, oggi discreta, ma non facciamo punti e questo è quello che ci rammarica di più. Arrigo Sacchi. Quando sono entrati tutti gli infortunati a fine partita, un mio giocatore ha fatto una battuta, adesso sta entrando la vera squadra. Era una battuta, però era significativo anche di tutto quello che stiamo patendo qui al Milan in questo momento. Van Basten e il contratto. No, ma l'anno scorso tutti hanno parlato mezzo anno da Barcellona, adesso si comincia già di Juventus, però io sto bene al Milan. Chi dedichi questo gol? Diciamo a Filippo Galli, perché ho avuto un incidente con lui un po' sfigato, si dice. Dire che l'Inter ha sempre... Una squadra che non ha molto in meno delle squadre che sono in testa alla classifica, però manca ancora qualcosa. Come si possono colmare queste, chiamiamole tra virgolette, lacune? Ma noi siamo i primi a sapere che non siamo perfetti, però bisogna anche pensare che questa squadra è partita, no? con questa definizione un po' negativa, nel senso che si è cominciato a non credere molto in quello che si stava facendo, e questo ce lo portano dietro un po' tutti, no? E allora noi anche quando vinciamo e facciamo delle buone gare c'è sempre qualche se, qualche ma di più. La Roma ritrova la verve, il bel gioco perso domenica scorsa a Milano e che tanto aveva indispettito i fautori del calcio spettacolo. Il Lecce tiene il campo con grande dignità, le barricate sono vietate e così vengono fuori 90 minuti piacevoli. Rizzitelli, l'incompreso mister 10 miliardi, è in campo. Dall'altra parte, l'assenza più rilevante è senza dubbio quella di Barbas. Comi in grande giornata, per di più Radice, uno che di calcio se ne intende, assegna Virdis, killer di tante tragedie romaniste, alla spietata guardia di Lionello Manfredonia. In contropiede comunque Pasculli e l'ungherese Vinkze sono da prendere con le molle, almeno fino al 25esimo, quando il sempre più ritrovato Nela mette in mezzo, Rizzitelli opera una torre, Giannini ridiventa principe e i padroni di casa sono in vantaggio. Giannini come sta? È stata dura, però adesso c'è un bel rapporto con il pubblico. Sì, cioè, con questo calore che adesso c'è per me e i tifosi sicuramente non potrò far male, diciamo, ecco, gioco e mi esprimo per loro. Cosa è cambiato? Ma forse si stanno accorgendo di Giannini ragazzo, Giannini anche soprattutto al di fuori dal campo, no? Un ragazzo abbastanza semplice, e questo mi fa piacere. La Roma ha di fronte un'ottima squadra, ma ha l'indubbio merito di non smettere mai di attaccare. Rizzitelli sa che per lui è un giorno importante, ci prova con scarsa fortuna in vari modi. Poi, sulla conclusione di Feller, ribattuta dal palo, è il più veloce per il gol del 2-0. La ripresa offre senza dubbio qualche spunto in meno rispetto alla prima parte della gara. Rizzitelli conferma di essere fuori dal tunnel, il Lecce ha in moriero un tiratore insidioso. Si va avanti al piccolo trotto fino a dopo la mezz'ora, quando Desideri raccoglie al meglio un invito di Baldieri. Poi per Cervone è il momento della doccia fredda. L'Evanto trova l'angolo migliore, i salentini provano addirittura a pareggiare, la Roma soffre negli ultimi minuti, ma al fischio finale si conferma a ridosso delle prime della classe. Mazzone, qualche errore di troppo, qualcosa da recriminare al termine di questa partita oppure superiorità della Roma? No, abbiamo fatto una buona prestazione, questo è molto importante, perché ultimamente qui abbiamo lasciato un brutto ricordo, diciamo che abbiamo salvato la faccia. Abbiamo perso la partita perché c'è stata una differenza di qualità in acrobazia da parte della Roma, tant'è vero che i due gol sono nati da queste
da queste situazioni di gioco. La conclusione qual è? Che non difendersi paga o non paga? Ma noi non ci sappiamo difendere, per cui siamo costretti nel bene o nel male a giocare un calcio a tutto campo, offensivo. Preferiamo non stare nella nostra area di rigore, perché lì commettiamo degli errori. Ecco subito la Sampdoria che parte alla grande, Vialli da calcio d'angolo, colpo di testa di pari e Cervone già fa il primo intervento. Mancini, guardate come si dirige bene, Salzano, diagonale perfetto, tocco dell'interno del palo, il primo gol. Siamo al 23esimo del primo tempo, ancora Mancini oggi grandissimo, fotocopia dell'azione di prima, Mancini, Salzano, questa volta però il piccolo giocatore della Sampdoria si fa ipnotizzare da Cervone. Mancini, gol da antologia su punizione, e lo provano sempre a Bogliasco, esattamente da quella posizione, esattamente così. Mancini si tocca il piede destro, come a dire, vedete, è il mio piede buono. Secondo tempo, Desideri, gran botta, raso terra, ed è il 2-1. Pari, Vialli, ed è il gol del 3-1 per la Sampdoria. Sembra finita, niente, Bertol da fuori, Rizzitelli è più lesto di tutti, è 3-2. A questo punto la Sampdoria è un po' stanca, va leggermente in affanno, potrebbe pareggiare la Roma su quest'altro colpo di testa di Rizzitelli su lancio intempestivo, poi Cereso fa velo per Vialli, freddamente il centravanti della nazionale della Sampdoria porta la Sampdoria a 4-2, poi i due si complimentano e vanno sotto una sud entusiasta. Questa è la partita, un 4-2 sul quale intanto avete visto ancora l'entusiasmo. Nostalgia dei gradini che portano all'Olimpico, di un gol di Giorgione Chinaglia o di uno slalom di Ciccio Cordova, ma più ancora, nostalgia per un periodo meno esasperato, per un clima che contempli una rivalità leale, magari insaporita da qualche sfottò. L'impatto col Flaminio, dove il derby torna dopo 36 anni, è brusco, perquisizioni minuziose, forze dell'ordine mobilitate, per uno scenario non certo distensivo. La presenza massiccia degli agenti, il buon senso del pubblico evitano un'altra pagina spiacevole. Anzi, la coreografia proposta dalle tifoserie, più numerosa quella romanista, altrettanto appassionata quella laziale, offre una sensazione toccante. Decisamente brutto il primo tempo, con una sola vera palla gol, sciupata da Rizzitelli, che al 43esimo spreca in malo modo l'assist di Rudi Völler. Roberto Bruzzo, ancora scateni molti rimpianti qui, no? Brutta partita? Ma non molto bella, di solito i derby sono sempre piuttosto tesi, questo è uno di quelli, insomma. Presidente Galleri, buonasera. Tutto a posto, direi, dal punto di vista dell'ordine, non un bel primo tempo però. Sì, è una partita un po' nervosa perché entrambe le squadre cercano di non perdere prima di tutto, mi è parso di vedere. Però è una bella risposta a tutte quelle polemiche che ci sono state in settimana sulla violenza, una bella risposta da parte del pubblico e dei giocatori. L'arbitro Delia, autoritario quanto attento, ha il merito di tenere in pugno una partita difficile, ricca di episodi controversi, alternando severità ad atteggiamenti sdrammatizzanti, agevolato dalla correttezza di quasi tutti i protagonisti. Una sola eccezione al sesto della ripresa, la testata a Manfredonia che costa l'espulsione ad Amarildo. Fin dall'inizio i due si erano scambiati spinte e strattoni. La Lazio, costretta in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, non si demoralizza. Ottiene anzi il vantaggio al 19esimo grazie a Bertoni, dopo che Cervone si era opposto alla conclusione di Sosa, poi sostituito da Beruatto per infortunio. I giallorossi sembrano sotto shock e non riescono subito a riordinare le idee. Vanno in gol al 22esimo, ma l'arbitro annulla per la posizione irregolare di Völler, anche oggi generosissimo. Il pareggio della Roma arriva a 7 minuti dal termine. Sulla deviazione di Rizzitelli tocca proprio a Giannini, il capitano, rimettere a galla la barca romanista. Il principe è quasi soffocato dall'abbraccio dei compagni. Ultimo brivido allo scadere con Fiori piazzato sulla conclusione di Di Mauro.
finisce in parità con la squadra di Materazzi, giustamente soddisfatta per una prestazione d'orgoglio. Ma anche gli uomini di Radice non possono disprezzare il pareggio. Una sconfitta nel derby avrebbe probabilmente lasciato un segno indelebile. Sentiamo i due tecnici. Radice, un derby brutto, però agonisticamente combattuto nel modo giusto. Perché dite così subito brutto? Direi che in certi momenti non è stato. Io ne ho visti di peggio comunque. In altre città ho visto delle partite che sono state peggiori. Perciò questo mi sembra che si possa dare la sufficienza a questa gara. Gli ultimi 6 minuti sono stati fatali, anche se devo dire che la Roma, dopo essere passata in svantaggio per 20 minuti, si è riuscita a contenerla bene e riproporsi per il contropiede, dove potevamo probabilmente anche fare il secondo gol con azioni lineari. Il sapore del derby, la tensione? Ma sicuramente, almeno io lo avverto in maniera incredibile, però appunto bisogna stare un po' calmi, perché si potrebbe scattare quella scintilla di cui tanto si parla, e è meglio evitarla, perché ecco, dovrebbe essere uno spettacolo come è successo oggi, sia in campo e fuori. Giannini, un sacco di cose da dire dopo il gol. Tante, ci vorrebbe diciamo una trasmissione intera, 2 ore di trasmissione per poter raccontare la mia felicità, la mia gioia e anche la mia amarezza quando ho visto la palla approdare in rete da parte nella nostra porta. La divertita più derby di oggi giocato in campo, oppure la depressa magari il fatto dello stadio piccolo e tante altre cose di cui le parla da tanto tempo? Che in questi giorni non si parlava di calcio, si parlava di timori che sarebbe successo la notte di San Bartolomeo, oppure il pomeriggio di San Bartolomeo. Non è successo niente, ma rimangono i problemi di fondo. Volevo dire che se questo punto cos'è? Un fatto di uomo, un fatto di testa, un fatto di tattiche? Ma no, cosa c'entrano tattiche, uomini, così sono delle cose che succedono in quei periodi che tutto ti va male. Che cosa può cambiare per concludere nelle giornate a seguire? Ma bisogna toccargli il sedere a qualcuno che porta bene, forse. Credo che le dica. Due squadre, Verona e Roma, che negli anni Ottanta hanno regalato pagine di bel calcio e vinto scudetti, si incontrano in un pomeriggio freddo e con stati d'animo diversi. I padroni di casa chiudono mestamente la classifica. I giallorossi sono ancora alla ricerca di un gioco, di una dimensione e forse di qualche campione. Partita non bella ma ricca di episodi. Verona generoso, Roma sparsa per il campo, con Manfredoni ancora sacrificato a fare il marcatore, questa volta di Gritti. L'esperienza di un validissimo fan da una parte e il buon momento di Giuseppe Giannini nella Roma regalano qualche emozione nei primi 45 minuti. I veneti devono vincere, la Roma, almeno inizialmente, si accontenta di pareggiare. Metà tempo se ne va, ma per chi prevede il classico 0-0 stanno per arrivare diverse sorprese. Pusceddu, instancabile terzino fluidificante, ci sa fare anche sui tiri piazzati e per Cervone, ex contestato, nulla da fare. Eh sì, è la giornata degli ex, chi con più, chi con meno veleno, ma non c'è tempo per pensarci, poiché nel frattempo Fanna regala a Pellegrini la palla del 2-0. La Roma, specialista solitamente nel rilanciare le squadre in crisi, tira fuori invece ancora una volta l'orgoglio. Rudi Feller, ben servito da Desideri, accorcia le distanze. Neanche il tempo di capire cosa stia accadendo, che Desideri si conferma cecchino implacabile, favorito senza dubbio dall'ingenuità dei veronesi che non ostacolano in nessun modo l'esecuzione del calcio di punizione. 2-2 quindi, squadre stanche, ma c'è ancora il tempo per qualche emozione. L'ultimo colpo è dello svedese Pritz, appena entrato trova però sulla sua strada una traversa beffarda. Ecco Verucci, un ex, una buona partita ma sembra quasi un destino, no? Purtroppo abbiamo sbagliato noi e abbiamo permesso alla Roma di pareggiare. Cosa è successo in quei minuti di follia? No, siamo rimasti tutti fermi e loro ne hanno approfittato, tutto qua. Pellegrini, è un momento di grande follia che ha compromesso il risultato, come mai? Ma come al solito commettiamo delle distrazioni e ogni volta ci fanno subito gol. Peccato, perché per noi era molto importante vincere, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Eppure non mancherebbe niente a questo Verona, cos'è? Un fatto psicologico, è diventato un blocco psicologico forse? Ma a questo punto penso proprio di sì. Stiamo vivendo un momento non brillantissimo, questo è vero, l'abbiamo visto
nella partita di Genova, abbiamo visto domenica nel derby, con diverse motivazioni, a Genova dove abbiamo lasciato spazio, domenica abbiamo sentito troppo la partita, tutte queste sono situazioni che dobbiamo prenderne atto, e lo diciamo che è una Roma non brillantissima. Oggi però ha avuto il pregio di riprendersi, ed è giusto così, che ci sosteniamo un poco, ed è stata una domenica non bellissima ma nemmeno da buttare. Bene, Gigi Radice ha appena finito di dire che è in debito di qualche partita con Bruno Conti, il migliore in campo. Ma ringrazio il mister, però diciamo che la mia soddisfazione è quella da dividere con tutta la squadra, perché abbiamo fatto una grossa prestazione. Io penso che era importante questa partita, fare il risultato positivo per disputare queste due partite che abbiamo in casa. Chi era quello che cantava? Tempestilli, la voce sua è inconfondibile. Tempestilli, per favore, al microfono. Tempestilli, per favore, ecco Tempestilli. Fortunato, però allegro. Ma certo, quando si vince si è sempre contenti. Poi, al di là del mio infortunio, che mi dispiace certamente, però sono contento per la squadra e per Bruno soprattutto, che ha dimostrato ancora una volta di essere un grande campione, perché si è fatto trovare pronto al momento giusto. A dire la verità, la Fiorentina non era partita male. Giorgi era stato esplicito sulle difficoltà della cosiddetta marcatura alla radice, con i rigidi compiti assegnati come quello di Pellegrini su Baggio. È stato molto attento per tutta la partita, e noi sappiamo che Pellegrini è un giocatore che veramente si esprime quando ha questi tipi di giocatori da marcare. Ecco perché Giorgi si era raccomandato, bisognava sbloccare il risultato alla svelta. Ammonito subito Manfredonia dal Severo Boschin, punizione di Baggio, alla Baggio, e come dice Dino Viola... È una partita che io additerei, perché impegno da ambo le parti, o anche un bel gioco. Se il pallone di Baggio entrava al primo tempo poteva essere anche diverso, ma il calcio è fatto così, no? Ma comunque la Roma ha vinto con merito. Ma io non lo volevo dire, volevo che lo dicesse lei, signore Giannini, no? E beh, già è come tutte le cose della vita, conta ciò che è determinante, e nel calcio sono determinanti i gol, lo sanno anche i bambini. Eccolo, quello della Roma, con la difesa viola a spasso, Desideri si esalta. La Roma ha il gioco fatto, lascia l'iniziativa agli altri, sul piano tattico la dice blocca la fascia sinistra viola, dove Volpecina non potrà mai scorazzare, e la Fiorentina s'ammucchia, Faccenda, Pioli e lo stesso Iachini non legano, Pinne è bravo ma senza spunti offensivi, Baggio è come perduto, il solo Nappi è vivo dappertutto con un po' d'aiuto da parte di Deltisa e Battistini. Dunga, in giornata no. Comunque la Fiorentina c'è sul piano della pura volontà, ma non basta. Anzi, spingersi in modo dissennato verso il gol fa gioco dell'avversario. La regola è vecchia, ma dimenticata. Così, mentre Lobanowski dice che ci deve essere un trucco, questa non è la Fiorentina e lui non ci casca, Radice ha reinventato Bruno Conti, colpisce a freddo con Rizzitelli. 2-0 dunque, un riposo amaro per i padroni di casa, eccitante per i giallorossi che sono più squadra, tengono palla, fanno, quando è il caso, pressing, creano gli spazi al Giannini che crescerà dopo un primo tempo un po' in sordina, a nostro avviso. Comunque la Fiorentina raccatta il gol con Battistini, dimezza quindi il risultato, poi addirittura con Kubik manca il pareggio, poi si arrende e permetterà all'Anducci di contenere il risultato, sul quale sono tutti d'accordo. La Roma ha vinto bene e con merito. Beh, qualcuno ha detto Dunga cia cia cia, oggi niente cia 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 Dunga. Ma Roma ha giocato meglio, ha meritato di vincere. Solo così? Ma solo così, giocavamo male. Perché? Ma se soubesse aveva giocato meglio prima. Come mai il capitano se la squaglia? Battistini? Un capitano deve, agli onori del campo, no, uno perde ma non scappa, no? È stata una partita che è iniziata male, potevamo anche nel secondo tempo raddrizzarla, però un paio di occasioni ci siamo arrivati vicino. Purtroppo rimontare due gol alla Roma non è facile. Dunque Giorgi, la Roma ha vinto con merito? Sì, la Roma ha vinto con merito. Rudi Völler, due gol, una buona posizione della Roma in classifica e una partita forse un po' più difficile del previsto. Sì, però questo abbiamo saputo già prima, Cremonese, soprattutto fuori casa, è una squadra
molto molto bravo, abbiamo fatto credo una partita abbastanza piacevole. Siamo molto contenti, adesso aspettiamo la Juve. Eh sì, la Roma ha scelto il modo migliore per attendere la Juve, anche se con qualche batticuore di troppo. Una Cremonese molto ben disposta e coperta non ha lasciato nulla o quasi ai giallorossi nella prima parte della gara, punzecchiandoli sovente con le fiondate del sempre pericoloso De Zotti, ben coadiuvato dal rientrante Limpar. E infatti solo prima della mezz'ora la Roma riesce a costruire la prima vera palla gol con l'assist di Rizzitelli per Rudi Völler, la cui conclusione è deviata in corner. Improvvisa fiammata dell'incontro nel finale di tempo, l'azione di Di Mauro, molto continuo, qui anticipato dalla retroguardia grigiorossa, è il prologo al vantaggio della Roma, grazie a questo splendido assist di Capitan Giannini, ancora in grande giornata, per Desideri che fulmina Rampulla. Neanche un paio di minuti ed ecco il pari. De Zotti si libera in area e crossa per Bonomi, costante e troppo libera spina nel fianco della difesa romanista. La conclusione di testa è di quelle assassine. Ma non è finita. Su calcio piazzato, scaturito dall'ennesima azione di De Zotti, l'errore di Cervone regala ai Lombardi il momentaneo vantaggio sulla conclusione di Piccioni. Ma la Roma tutta grinta di radice non ci sta e allo scadere del tempo è bravo Comi a lanciare Nela, sul cross del quale piomba in tuffo Völler che fa vedere come si vola sotto la curva. 2-2. Roma all'arma bianca nella ripresa. Dopo 4 minuti Rizzitelli, trattenuto in area da Garzilli, provoca il tiro dal dischetto, trasformato ancora dall'implacabile Völler. Questa Roma sta giocando con il cuore, urlano dalla curva, e difatti è una girandola di azioni limpidissime con Giannini, Völler e Berthold a farla da protagonisti. Nel primo quarto d'ora i giallorossi non sfruttano per un soffio l'occasione di arrotondare il bottino. Solo nel finale la Cremonese riesce a riportare in avanti il suo baricentro, grazie anche all'espulsione di Comi per doppia ammonizione. Il forcing lombardo fa un po' soffrire la Roma, che pensa alle occasioni mancate all'inizio della ripresa, come ci conferma Giannini. Sì, purtroppo diciamo, abbiamo fallito due delle occasioni molto favorevoli, però credo che tutto sommato sia stata una partita abbastanza divertente, soprattutto per i tifosi che erano sugli spalti. Anche per vicini in tribuna? C'era il mister? Fa piacere, così che la Roma abbia vinto e abbia giocato anche abbastanza bene. La grande area mondiale avrà esaltato Giannini, ma ha esaltato anche un certo Bruno Conti. Dall'apoteosi del Palasport ieri a Roma agli applausi e alle urla qua del Flaminio. Sì, direi di sì, e bisogna anche ammettere che oggi abbiamo incontrato una grossa Cremonese che ci ha messo tanto in difficoltà, e faccio i complimenti a Vornice, perché è una squadra questa che anche fuori casa non ha paura di nessuno. Perdere con un rigore è sempre un po' di amaro in bocca, e d'altronde anche la squadra ha disputato una buona gara, secondo tempo ha messo sotto anche la Roma in certi frangenti e dispiace. Si parlava di centimetri quando il metro non esisteva, no? Adesso l'unità di misura, c'è stata un po' di inflazione e i centimetri sono diventati metri. La battuta del presidente Viola chiude un capitolo, un periodo in cui lo scudetto era un affare ristretto a Roma e Juventus. Inventato il metro, le due reginette degli anni Ottanta possono comunque aprire altri cicli felici, almeno a giudicare dal piacevolissimo spettacolo offerto oggi al Flaminio. I giallorossi, sospinti da Rudi Völler, scarpa d'argento per gli ultimi europei, attaccano con orgoglio. I bianconeri rispondono col contropiede, che attuano con rapidità impressionante. Ne scaturisce un primo tempo vivace ed equilibrato, coi due portieri molto abili nell'opporsi alle conclusioni avversarie e a tamponare qualche sbadataggine di troppo. In particolare appare impacciata la difesa juventina, che avverte la mancanza di Dario Bonetti, squalificato come il centravanti Schillaci. La pressione dei romanisti, agevolata dai frequenti inserimenti dell'ottimo Comi, è costante, ma la formazione di radice non riesce a concretizzare la gran mole di lavoro svolta, nonostante la buona giornata di Völler e Rizzitelli. Così, dopo la conclusione di Desideri, nel finale della prima frazione gli ospiti si rendono molto insidiosi. In due occasioni il tandem Barros-Zavarov impensierisce il bravo Cervone. I primi 45 minuti volano via senza reti. Nella ripresa la signora cala vistosamente e mostra le rughe. Cerca di nasconderle un super tacconi, che para imparabile e qualcosa di più, anche con l'aiuto della traversa. Ma persino un portiere fenomeno come lui finisce il cerone. Niente da fare sul perentorio colpo di testa di Desideri. Il centrocampista, all'ottavo sigillo stagionale, sfrutta al meglio il calibrato centro di Rizzitelli. È il 22esimo. La squadra di Zoff non riesce a reagire, rischia anzi ancora sulle conclusioni di Völler e del terzino Nela.
La sconfitta allontana la Juventus dalle zone alte della classifica, mentre la Roma assapora la prima vittoria stagionale contro una grande e il secondo posto in compagnia di Inter e Sampdoria. Radice stappa una bottiglia, ma senza esaltarsi. Ma noi brindiamo al Natale, perché questa partita era un po' attesa da tutti, anche il pubblico nei ricordi del passato, che era sempre una partita classica contro la Juventus. Il fatto che abbiamo vinto, noi la motivazione l'abbiamo data in questo senso. Noi rimaniamo con i piedi per terra, perché questo è il nostro modo di comportarci e mi sembra giusto rispondere in questa maniera. Probabilmente Dino Zoff si aspettava un brindisi più dolce, però mi pare di poter dire che la sua squadra, soprattutto nel primo tempo, si è espressa a livello più che dignitoso. Ma la Juventus si è espressa quasi sempre più che dignitoso, direi addirittura bene il primo tempo, però non siamo riusciti a concretizzare quelle occasioni che ci eravamo creati. Bruno Conti deve aver scoperto un elisir anti-invecchiamento, buona prestazione anche contro la Juventus. Ma no, assolutamente, diciamo, è sempre la voglia di arrivare in qualcosa quando ti senti fisicamente bene. Vorrei mettere, diciamo così, al di là da quello che ho fatto io, il risalto quello che sta facendo Desideri, perché veramente sta giocando alla grande. Che tipo di Roma racconterai questa sera ai tuoi amici al bar di Nettuno? Ma una Roma, una Juventus direi bellissima. Abbiamo disputato una partita che la gente che è venuta oggi qui allo stadio si è divertita moltissimo, perché sono stati sempre capovolgimenti da una parte e dall'altra e abbiamo avuto tante occasioni, tutte e due le squadre, per cui direi che si sono divertiti in tribuna. Grazie Paolo, momenti altamente drammatici oggi, già dai primi minuti dell'incontro tra Bologna e Roma. Il giocatore Leonello Manfredoni ha 33 anni, al quinto minuto si è accasciato al suolo, gli si è fermato praticamente il cuore. Un gravissimo malore, e vediamo intanto nelle immagini che la regia può mandare in onda, montate dal nostro collega Fabio Franceschini con la collaborazione di Gabriele Pasini. Ecco il momento del fatto, c'è questo intervento di Giordano sulla palla, accorre anche Manfredoni, che vedete retrocede, non l'ha toccato nessuno giocatore romanista, però Manfredoni vedete che s'accascia a terra, cade completamente solo. I compagni si accorgono dopo un istante della situazione, che è gravissima. Manfredoni ha perso completamente conoscenza. Ecco in un replay il momento in cui Manfredoni ha toccato il suolo. Tutti sono sul giocatore romanista, i compagni capiscono subito la gravità della situazione, anche per i volti preoccupatissimi dei medici sociali della Roma, di Cicco e del Bologna. Il giocatore è stato trasportato immediatamente all'ospedale maggiore di Bologna, dove è arrivato dopo soli 7 minuti. In questi 7 minuti ha perso conoscenza, la ripresa l'ha persa di nuovo ed è stato ricoverato è stato ricoverato in condizioni che sono ancora adesso preoccupanti. Vediamo intanto alcune fasi della partita che è proseguita. Avete visto un tiro di Föller respinto dalla difesa della Roma, poi c'è questo tiro di Stringara che sibila a lato della porta di Cervone, ecco il centrocampista del Bologna, e ancora Stringara con questo tiro deviato costringe a un'altra bella parata il portiere romanista. C'è un fallo di Iliev su Rizziteli in piena area, avete visto, l'arbitro D'Elia ha però lasciato correre. Poi Bonini ha colto un bel pallone, ha tentato di sorprendere Cervone, ma Cervone è riuscito a parlare. All'inizio della ripresa il gol del Bologna, questo cross di Stringara con deviazione di Nela, ecco Nela che tocca nella propria porta. 1-0 per il Bologna insiste e Vass ha l'occasione di raddoppiare, ma Cervone gliela nega con questa bella parata. Poi c'è all'ultimo minuto il pasticcio della difesa del Bologna con Rizzitelli che supera tutti e da posizione abbastanza difficile riesce a battere Cusin in disperata uscita ed è il pareggio per la Roma. Una partita che i giocatori sia della Roma che del Bologna hanno giocato naturalmente con gli animi turbati per quello che era accaduto al loro collega, e non era chiaro a loro, e non lo è ancora purtroppo adesso, quali siano le reali condizioni di Leonello Manfredoni. In questo momento sta per essere sottoposto alla tomografia assiale computerizzata, la prognosi sulle sue condizioni è riservata per almeno 2 giorni e fra poco più di 2 ore i medici dell'ospedale maggiore, che stanno assicurando il massimo dell'assistenza al giocatore romanista, emetteranno un secondo bollettino medico e noi speriamo di riuscire anche nei prossimi minuti, se abbiamo delle notizie ulteriori, a fornirvela attraverso la nostra trasmissione per tranquillizzare anche i familiari e tutti i tifosi del Bologna, della Roma, tutti quanti hanno amato e amano Leonello Manfredoni. Che cosa ha detto l'uomo Gigi Radice all'uomo Manfredoni, visto e considerato che tutto sommato sono
siete due personaggi toccati dal destino. Mentre passeggiavamo, vedevamo gli altri ricoverati e abbiamo fatto la considerazione di dire che noi viviamo in un mondo di fortunati, di gente che magari soffre meno, e noi che abbiamo sofferto, che abbiamo rischiato, capiamo di più veramente questo mondo e quello che ci dà, il benessere che ci circonda. La Roma si stringe intorno a Manfredonia in una giornata fredda e piovosa e trova anche il colpo vincente contro l'Udinese targato Marchesi. In avvio è brava la formazione di Radice a simulare due grandi assenze come quella forzata di Manfredonia e di Desideri squalificato. Pellegrini e Piacentini, i sostituti, tengono bene botta, ma è soprattutto Conti per tutto il primo tempo a tenere le fila a centrocampo, con il solito Giannini sempre più condottiero della squadra giallorossa. La buona condizione fisica permette alla Roma di spingere a suo piacimento ad andare in gol con Berthold alla sua seconda marcatura della stagione. Berthold non sarà breve, ma il suo contributo è assai prezioso in questa nuova Roma di Radice. Nel primo tempo c'è molta Roma, l'Udinese non si getta nella mischia, si limita a controllare senza mai sporcarsi l'anima e la maglia. La ripresa si apre sotto la luce dei riflettori, il terreno pesante non incide più di tanto sul ritmo di gioco. La Roma va vicino al raddoppio, prima con Di Mauro, buona la sua prova, e successivamente con Rizzitelli, il cui primo atterramento non viene rilevato dall'arbitro, che invece interviene decretando un calcio di rigore alla mezz'ora, quando Galparoli trattiene l'attaccante giallorosso. Fuller prende bene la mira, ma riesce a segnare solo dopo il generoso e sfortunato tentativo di Abate. Lo svantaggio di 2-0 spinge l'Udinese fuori dal suo guscio, anche dal suo torpore. A centrocampo Gallego recita bene la parte di grande ex del Real, alcune sue giocate sono buone, ma il suo rendimento non è molto continuo. È comunque il momento migliore dell'Udinese, che riesce a mettere un po' in difficoltà la Roma, soprattutto con l'attaccante Balbo, che si procura anche un rigore per questo intervento di Comi. Come era successo a Fuller, anche De Vitis non riesce a trasformare direttamente, ci pensa al suo posto Balbo a segnare, settima rete per l'argentino. Con l'Udinese tutta sbilanciata in avanti, la Roma allo scadere segna la terza rete, la firma Rizzitelli, sempre più acclamato dalla curva sud. Cos'è che ti è piaciuto di meno di questa Roma vittoriosa sull'Udinese? Beh, insomma, così appena finita la partita e con uno stato d'animo così di soddisfazione di aver vinto, devo dire che mi è piaciuta di meno quando siamo andati in vantaggio sul 2-0. E lì è entrato uno stato d'animo come se sembrasse che la gara fosse già finita, invece abbiamo subito un calcio di rigore e poi abbiamo sofferto ancora in due o tre occasioni. E lì non mi è piaciuta molto la squadra. Si sentiva molto la mancanza di Manfredonia e Desideri, al di là del merito delle riserve. Io direi che oggi si è sentita soprattutto la mancanza di Bruno Conti quando è uscito, perché fino a quel momento la Roma aveva giocato una buonissima partita e anche questa assenza si è fatta sentire più del dovuto. Allora Marchesi, quando si comincerà a sentire la sua cura in questa Udinese bella ma senza anima, ci sembra? Ma più che senza anima direi un po' ingenua, soprattutto in fase, in certi momenti, non sempre, ma in certi momenti della gara perdiamo un po' di lucidità e prendiamo dei gol abbastanza banali, ma questo... Ascoli-Roma non è solo una delicata partita da testa a coda, ma è anche uno stimolante confronto tra due presidenti spettacolo. Lei continua a dire che la UEFA è il primo obiettivo, ma lo scudetto? No, io non ho mai detto che l'UEFA è il primo obiettivo, io lo considero il terzo obiettivo. Il primo obiettivo è lo scudetto, il secondo è la Coppa delle Coppe, no? Lotteremo fino alla fine, stiamo a due punti della salvezza. Basta capitare un arbitro al contrario oggi, potevamo fare. Botta e risposta dunque sia tra Viola e Rozzi che in campo, dove la Roma scende priva di Föller, Conti e ovviamente Manfredonia, proponendo in coppia con Rizzitelli uno spento Baldieri. L'Ascoli, senza Arslanovic e Garlini, perde dopo appena 9 minuti Zvektovic, la cui espulsione diviene l'episodio chiave della partita. Boro Zvektovic, ti chiedo un esercizio di estrema onestà. La gomitata forse l'hai tentata ma non l'hai colpito? No, non ho colpito, non ho fatto niente. Neppure la gomitata? No, niente. In vantaggio numerico, la Roma, troppo poco incisiva, si sbilancia e Casagrande, lanciato da un grande Giovannelli, estrae dal suo repertorio un pezzo di eccezionale bravura. Furibonda la reazione giallorossa,
ma si concentra per lo più con tentativi di penetrazione con sovrapposizioni sulla fascia destra, dove Berthold, l'uomo in più, è però ben controllato dall'onnipresente cavaliere. Nella ripresa muta il tema tattico. Radice alterna Berthold e Tempestiglia a guardia di Casagrande, provando ora a insistere sulla destra, ora a passare dall'altra parte con Tempestigli. Ma certamente, una volta che eravamo rimasti con un uomo in più, si trattava, in genere quando c'è un uomo in più la squadra avversaria lascia libero sempre un difensore. E abbiamo tentato di liberare sia prima sulla fascia destra, poi sulla fascia sinistra, un giocatore che fosse in grado di crossare bene o di arrivare addirittura al tiro. Proprio il numero 5 giallorosso scaraventa in rete, dopo appena un minuto e mezzo, la palla dell'1-1. La Roma insiste, l'Ascoli affolla la sua tre quarti alla propria area, resiste e prova in contropiede, e Casagrande reclama anche per un presunto fallo di mani. Baldas, comunque non in buona vena e con un ricorso troppo frequente ai cartellini, fa proseguire e scambia anche due chiacchiere con Rozzi. Mi ero scusato perché non l'avevo salutato prima della partita, allora ho trovato l'occasione di salutarlo durante la partita. L'1-1 comunque in fondo sta bene a tutti e si vede. Radice ne dà pronta conferma. Punto comunque buono? Beh sì, d'altronde l'abbiamo leggerissimo rammarico, perché quando si è in uno in più in genere si pensa di sfruttare di più la superiorità numerica, però va bene così, perché considerando come si è battuto l'Ascoli e così, e la simpatia che abbiamo per questa squadra, anzi gli auguriamo di potersi salvare. Mercoledì nero per la Roma alla prima sconfitta interna della stagione, roseo per il Genoa al settimo risultato positivo su 10 gare in trasferta. La cronaca. Il rientrante Föller, controllato in modo perfetto dall'ottimo Torrente, si distingue soltanto all'ottavo minuto. Al quarto d'ora ospiti in vantaggio, errore dei romanisti a centrocampo, fuga solitaria del velocissimo Aguilera che mette a segno il gol partita. I giallorossi, in difficoltà per il pressing e il raddoppio di marcatura degli avversari, reagiscono con orgoglio ma in modo piuttosto disordinato, costretti quasi sempre a giocare il pallone in affanno. Ci prova anche il terzino Nela, ma il suo insidioso tiro cross trova piazzato Braglia, che anche oggi confina Gregori in panchina. A un minuto dal riposo, lavoro anche per Cervone, che si oppone brillantemente a un colpo di testa di Ruben Paes. Ripresa. Eranio e Ruotolo, motorini mai in riserva, offrono al solito Aguilera la possibilità del raddoppio, sempre in contropiede. Ma la formazione di Radice si lancia coraggiosamente in avanti ed è sfortunata sullo stacco di Berthold, che colpisce la traversa. Di Mauro, uno dei migliori, si prodiga. Il suo invito non viene sfruttato a dovere da Comi. Con la Roma sbilanciata alla ricerca del pareggio, il contropiede dei Liguri trova terreno fertile. Prima Ruotolo, poi il tandem uruguaiano Aguilera-Ruben Paes sfiora il raddoppio. Proprio allo scadere l'ultima emozione, Tempestilli, goleador domenica scorsa, sembra ripetersi, ma Ruotolo, ancora lui, salva sulla linea di porta. Rimangono alcune contestazioni dei giallorossi, che giriamo alla moviola, e le dichiarazioni dei due allenatori, Radice e Scoglio. Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà, le abbiamo trovate subendo un gol dopo 10 minuti, poi abbiamo rincorso questo risultato, ma non ce l'abbiamo fatta, facendo una gara un po' al di sotto, per la verità. Ecco, al di là di qualche episodio contestato e di un pizzico innegabile di sfortuna, questa non è la Roma che a lei piace. Le azioni partivano abbastanza bene, poi come si arrivava nei limiti dell'area avversaria si faceva un gioco abbastanza prevedibile e così è andato per tutta la partita. Loro si sono difesi anche bene, perché ci sono anche i meriti degli avversari. Diciamo che oggi, continuando a sbagliare, siamo riusciti a portare in porto un risultato molto importante. Anche oggi abbiamo rischiato di vanificare dopo aver sciupato occasioni importantissime per chiudere la gara. Infatti lei ha definito la sua squadra in qualche occasione ingenua e masochista, ma mi pare che oggi non sia stata né l'una né l'altra cosa. Io dico, il gusto, sembra questa squadra che trovi il gusto dell'errore, no? Si bea a fare degli errori, a complicarsi la vita, però sono dei peccati di gioventù piacevolissimi. Qualcosa da dire a chi l'aveva già dato troppo presto per spacciato? Il De Profundis si intona quando uno è dentro la bara. Io non sono mai stato dentro la bara, sono stato ai limiti, quint'ultimo posto, quindi aspettiamo.
Radice, per la Roma è un momento non felice, un punto nelle ultime tre partite. Sei inceppato qualcosa? Beh, adesso andare a rifarci anche delle altre gare non mi sembra il caso. Noi, se dovessimo commentare solamente gli ultimi 10 minuti di questa partita, certamente siamo una squadra da rifare. Però vorrei così ricordare anche, perché in questi momenti poi bisogna ricordare anche le cose che la squadra ha fatto di buono. Radice preoccupato, la sua Roma in questa stagione ha ritrovato un'antica dignità, ma ora teme di perderla. Oggi, contro la rabbiosa Atalanta del dopo Milan, pecca infatti di personalità e precisione proprio nei momenti decisivi della partita. Dopo aver sfruttato il tempismo di Nela, libero al posto di Comi, sul tiro di Bortolazzi, la squadra giallorossa non approfitta, ad esempio, dei problemi tattici che dopo appena 10 minuti sembrano condizionare i bergamaschi. Nicolini si infortuna e Mondonico, partito con una sola punta, Caniggia, per disorientare i marcatori romanisti, è costretto a tranquillizzarli, inserendo l'attaccante puro Bresciani, pur con compiti manovrieri. Così, abbastanza a sorpresa, i nerazzurri vanno in gol grazie allo scatto radente di Caniggia, che frastorna Pellegrini, e alla prepotenza di Bonacina, detto il ragazzo catapulta. La Roma si scuote, ma il clima di battaglia, che purtroppo si ripeterà fuori lo stadio con scontri fra teppisti, non si addice ad alcuni suoi VIP, un po' troppo accademici. In avanti Föller subisce le attenzioni prima di contratto, anche lui acciaccato e sostituito da Barcella, e poi di Vertova, e il più spregiudicato è dunque Rizzitelli, fermato da Ferron. A inizio secondo tempo, a sorpresa, è l'Atalanta a sfiorare il raddoppio, naturalmente in contropiede, con Madonna e Bresciani. I giallorossi si nervosiscono e comunque tornano a premere, con discreta insistenza. Dopo l'occasione di Gerolin, ecco la prodezza di Ferron su botta di Föller. Bruno Conti rimpiazza Tempestilli, ma è soprattutto l'Atalanta a poter disporre di Caniggia, versione Ghepardo. Ed il secondo gol, a chiusura di un'azione da videocassetta campionato, per idea ed esecuzione, è Bortolazzi a infilarlo. A quel punto manca solo la rete dell'argentino, che giunge, puntuale, a festeggiare il cross di Madonna. Giuseppe Giannini, i capitani spettano sempre onori e oneri, oggi forse è il momento dell'autocritica. Dico che la Roma ha giocato la sua partita, abbiamo preso gol dopo 10 minuti, credo, una partita in salita, dove loro poi hanno sfruttato molto bene il contropiede, una Roma che sicuramente ha avuto la supremazia del territoriale. Vi manca Manfredonia, vi manca in effetti molto, avete fatto un punto nelle ultime tre partite, è una coincidenza o no? Ma sicuramente lì ho un grandissimo campione, lo aspettiamo più presto, però adesso dobbiamo farne purtroppo meno. Bonacina vuol farsi bello, comunque non c'è bisogno, visto che hai segnato un grande gol, eccolo con Bortolazzi e Caniggia, i tre grandi protagonisti di questo incontro. L'Eurogol di oggi, a chi spetta? Bortolazzi. Ma sono stati belli tutti e tre, è importante che alla fine contribuiscano a far vincere l'Atalanta. Caniggia da un mese ormai il migliore in campo quasi, il più bel gol di oggi. Sicuramente il gol dei loro due, sicuramente non è stato il più veri, no? Per come si è originato la scioccata, no? Bonacina al secondo gol in una settimana, domenica scorsa di testa, oggi invece di piede. Sì, è un momento particolare per me, è importante però che vinca l'Atalanta. Dove vuole arrivare questa Atalanta? In zona UEFA più che mai, Caniggia? Sì, sì, sicuramente l'obiettivo di questa squadra è arrivare in Coppa UEFA. All'assenza di Manfredonia si sono aggiunte quelle per squalifica di Bertold e Nela, che hanno impensierito Radice, consapevole delle difficoltà che la squadra avrebbe avuto contro il Bari. Al 16esimo, dopo un avvio favorevole agli ospiti, Desideri serve Rizzitelli, ma il tiro è troppo alto. Dopo appena 2 minuti, punizione di Conti, Pellegrini colpisce, ecco, di testa, ma il tiro va al lato. Al 25esimo Föller fa venire il batticuore ai tifosi, supera il portiere, ma il suo destro è poi parato senza problemi da Mannini. Ed è ancora Föller che al 27esimo, servito da Pellegrini, ha la possibilità di segnare. Al 28esimo bellissima azione personale di João Paulo. Guardate il brasiliano che cosa è stato capace di fare. Poi è stato fermato da Gerolin. Al 38esimo ci prova Desideri con un tiro da lontano. E al 39esimo Gerolin serve Conti, che però si fa anticipare dal portiere Mannini. Alla fine del primo tempo a sbagliare Desideri, nettamente fuori il suo diagonale, e nel secondo tempo la Roma continua a premere. Al quarto minuto punizione di Conti, Tempestilli aggancia, ma l'azione sfuma. Al 18esimo su cross di Di Mauro c'è un fallo di mani di Carrera giudicato involontario dall'arbitro. Al 23esimo Föller viene fermato da Ceramicola e al 26esimo ci prova Comi con
un bel tiro al volo. Al trentesimo Feller sulla fascia destra dribbla Loseto e Carrera e poi viene atterrato al limite dell'area. Passano due minuti e la Roma va in vantaggio. Punizione di Conti, desideri da Gerolin che segna l'1-0. Secondo gol della stagione per Gerolin. Il Bari reagisce, cambia tattica e si proietta in avanti. Al 41esimo forte tiro al lato di Ceramicola e al 42esimo insidioso colpo di testa di Brambati. 1-0 dunque per la Roma, ricordiamo che nel Bari oggi rientrava Maiellaro. Hanno avuto ragione loro, i tifosi. In 5.000 da Roma e tutti presenti da Cesena hanno urlato ininterrottamente ricevendo in cambio spettacolo. È uno 0-0 che magari qualcuno dirà, criticherà, però poteva anche finire 2-2 o 3-3. A mitraglia il Cesena nel primo tempo, Djukic prima trova Rizzitelli sulla linea, poi il palo. Si sveglia anche Cervone, alla fine tutti lo riconosceranno come migliore in campo. Eccolo che si oppone al tiro di Agostini e a tamburo battente replica su conclusione sotto misura di Pierleoni e la Roma fa le barricate e rispolvera Bruno Conti. Giannini tenta suggerimenti che sorvolano anche le ambizioni di Föller, osannato in apertura per la conferma romanista del futuro prossimo venturo. Cervone cambia porta ma non stile e chiude su Pierleoni al 50esimo. Lo imita Rossi che respinge il bolide di Di Mauro. Si reclama per un fallo di mano davanti a Cervone e un'entrata di Esposito su Giannini. Per Barbas niente rigore. Bruno Conti giostra tutto campo e la Roma negli ultimi 15 minuti rischia di vincere. Comi cerca col piatto l'appoggio sicuro ma sbaglia. Rizzitelli cerca da campione il secondo palo ma spedisce fuori e sul tiro di Conti Rossi si distende sulla palla consegnandoci lo 0-0. Per Marcello Lippi ancora una volta tante occasioni. Non abbiamo avuto la fortuna o se vogliamo l'abilità di concretizzarle, però io sono contentissimo di questo Cesena. Tutti contenti quindi e nei corridoi spunta Dino Viola in vena di ricerche e di messaggi trasversali. Dicendo che ho trovato un grande calciatore che gioca bene il basket, soddisfo una persona che mi ha invitato a farlo. Così che Dino Viola passa la palla a Gian Piero Boniperti che ha chiesto arbitri di basket per le partite di calcio. Incontro al Flaminio per due amici di vecchia data. Trapattoni recupera in blocco i panzer tedeschi. Radice deve rinunciare ad alcune pedine importanti e schiera a tempo pieno il ventenne Cucciari. L'Inter, per mantenere il contatto con le squadre leader, deve vincere e preme immediatamente sull'acceleratore. Al settimo Serena va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, segnalato dal guardalinee e con un attimo di ritardo. I nerazzurri insistono e dopo soli due minuti ottengono il vantaggio con questo splendido tiro di Klinsmann dalla lunga distanza. Viste le premesse, sembrerebbe non esserci partita, anche perché l'esperto centrocampo degli ospiti prevale sui giovani colleghi giallorossi. Rudi Föller, stimolato da una gara che parla prevalentemente in tedesco, vuole essere über alles e prende la Roma per mano. Il centravanti si prodiga, confezionando assist per i compagni e tentando più volte la conclusione personale. Giannini intuisce che un capitano nei momenti delicati deve dare qualcosa di più e sul suo colpo di testa sta già per esultare. Il principe però non calcola che in porta c'è il compagno di nazionale Zenga che si allunga e consente ai nerazzurri di chiudere il primo tempo sull'1-0. Presidente Vacchetti, presidente Pellegrini ancora arrabbiato con gli arbitri? Ma no, io vorrei chiarire questo, che l'Inter non pretende che gli arbitri non sbagliano mai, questo lo sappiamo che è impossibile, però come possono sbagliare una volta a favore e una volta contro per noi, vorremmo che anche per altre squadre sbagliassero una volta a favore e una volta contro. Zibiboni che nega, ma venerdì non c'è stata una scena clamorosa con l'avvocato Agnelli per rifondare la Juve? Sì, ma anche io ho letto giornali, ho letto che ho visto Bettega, Tardelli e non mi risulta assolutamente. Senti, la Roma? In calcio esistono anche le sorprese, però per i primi 45 minuti l'Inter si è dimostrata una squadra migliore. Ripresa, come intonano i tifosi, la Roma gioca col cuore e ottiene il pareggio al quarto minuto. Punizione di Bertold, insidiosa sul terreno viscido, respinta di Zenga e tocco vincente del terzino Tempestilli al terzo centro stagionale. È lui l'attaccante più in forma della squadra di Radice, 1-1.
Da segnalare ancora la sgroppata dell'inesauribile Brehme, che impegna Cervone dopo 50 metri alla Carl Lewis, e l'opportunità per Rizzitelli in ritardo all'appuntamento con Föller. Poi non succede più nulla, in fondo il pari accontenta una Roma rimaneggiata e un Inter che disputa l'ultimo quarto d'ora praticamente in 10. Trapattoni, avendo già inserito Beppe Baresi e pochi minuti prima Rossini, non può sostituire l'infortunato Matteus. Due squadre diverse, l'Inter del primo tempo e l'Inter del secondo tempo, forse questo l'ha fatto arrabbiare un po' oggi. No, più che arrabbiare, diciamo, mi sono chiesto ai ragazzi il perché di questa metamorfosi, visto che dopo l'1-1 abbiamo reagito dettando ancora noi il gioco nella metà campo della Roma, quindi dobbiamo, se vogliamo puntare in alto, era un tema che abitualmente avevamo, non dobbiamo perderlo questo, aver fiducia ancora nei nostri mezzi. Tonino Tempestille, nuovo centravanti di rapina della Roma, avevi un sacco di cose da dire dopo il gol, eh? Ma no, direi che sono molto felice per questa prestazione della squadra, poi chiaramente al di là del gol che poi uno è contento, chiaramente io non è che sono un abitué, per cui quando succede l'euforia va a mille. Avevi messo una firma importante oggi? Sì, soprattutto sul contratto che mi legherà la Roma per altre due stagioni. Walter Zenga, quella sul colpo di testa di Giannini può essere definita la parata dell'anno? No. Assolutamente no, è stata una bella parata, aveva fatto una bella azione Giannini, però non credo. Il motto, l'imperativo di Trapattoni è non mollare mai, però è dura con due squadre a quattro punti. Sì, è dura, però 10 partite alla fine con tutti gli scontri diretti, con una serie di circostanze che dovrebbero venire a favorire magari chi insegue, vediamo, non molliamo. L'arbitro oggi bene? Sì, è stato bravo, perché me lo chiede? Beh, perché in settimana c'è stata qualche polemica. No, da parte mia no, io sono sempre contento degli operatori degli arbitri. Grazie. Rambo, allora questo Napoli è davvero in ginocchio, come l'abbiamo trovato o no? No, credo proprio di no, adesso dobbiamo soffrire fino alla fine perché sappiamo che c'è un grande Milan, però noi lottiamo fino alla fine sicuramente. Questa con la Roma l'andata fu un sacco di botte. Sì, un sacco di botte, speriamo che saranno un grande incontro e vinca il Napoli. Ciao. Allo stadio si va a piedi, lo ordina il sindaco. Qualcuno rispolvera vecchie carrozze d'epoca e sembra di essere tornati agli anni 30. Ma i più preferiscono la tradizionale bicicletta, oppure moderni pattini a rotelle. Di veramente moderno non c'è molto nel gioco del Napoli, almeno nei primi 45 minuti, anzi, qualcuno per rompere antiche monotonie effettua una variazione sul tema. Interviene con le mani, offrendo incolpevolmente la prima ed unica occasione alla Roma di fare centro, e subito. Nella non si fa pregare e dalla lunga distanza lascia di stucco il portiere. Giuliani, perché così fermo? Nella probabilmente non ha preso benissimo la palla che è calata, ha fatto un bel tiro, però è calata praticamente quando è arrivata all'altezza della porta. Dalla traiettoria sembrava che potesse andare alta. Comincia proprio male il duello a distanza con il Milan, mentre da San Siro le radioline annunciano il gol di Massaro. La Roma cerca di amministrare il vantaggio, forse insperato, e più che applicare una zona larga, effettua strette marcature ad uomo, distendendosi in avanti sempre più raramente. Maradona trova in Stefano Pellegrini il suo spietato angelo custode, ma l'argentino, spesso e volentieri, lo pianta in asso, salvo a dimostrarsi sciupone come alla mezz'ora. Rizzitelli non appare assolutamente pericoloso e così Ferrara si concede la libertà di fluidificare per dare una mano al tridente che non punge. Fioccano le ammonizioni per il gioco troppo maschio e chi incappa nel doppio cartellino giallo è Stefano Pellegrini che raggiunge anzitempo gli spogliatoi. Per quanto riguarda l'andamento del primo tempo, ci sono numi favorevoli per questa Roma che deve difendersi in 10? È difficile commentare i primi 45 minuti, anche se adesso il risultato per noi ci interessa mantenerlo così, anche se siamo in 10, però non bisogna considerare questo fatto di essere rimasti in 10 che per noi ci danneggerà sicuramente. Radice è buon profeta, in 10 preferisce il centrocampista Piacentini a Rizzitelli, togliendo a Föller, sempre più solo, l'inoperosa spalla foggiana. Alemão e Crippa sono gli unici ad avere una marcia in più di tutti e lo si nota con molta evidenza. Il brasiliano costruisce portando palla, ma sa anche opportunamente andare a chiudere in occasione di contropiedi pericolosi. Se Alemão corre a mille ed offre palloni buoni da sfruttare,
chi più concretamente conclude è l'altro cursore, Crippa, che procura al Napoli il rigore del pareggio e a Maradona l'opportunità nel trasformarlo di segnare il gol numero 100 da quando gioca in Italia. Bigon aiuta gli azzurri ad organizzare un gioco più geometrico mandando in campo Mauro al posto di Fusi, che ha poco lavoro da sbrigare, ma chi inventa il gol del 2-1 è quel diabolico Careca che alla Mortensen, ricordate l'inglese che nel 48 beffò l'Italia tirando in porta dalla linea di fondo? Bene, sorprende l'essere fatto cervone nella maniera che vedete e che avete visto da altra angolazione. Cambia qualche marcatura, per Maradona con Tempestilli che lo controlla a distanza è più facile liberare al tiro l'infaticabile Crippa che Cervone ferma irregolarmente. Per il gol 101 della serie Maradona, dal dischetto, Diego, contrariamente a Paganini, concede il bis. A questo punto diventa un Napoli più sciolto, più armonico, che piace addirittura e che fa melina, per concludere con lo show personale di Diego, al quale i 70.000 del San Paolo tributano l'applauso che merita. Ho visto che ha incrociato il presidente Viola, gli dite qualcosa? No, ci hanno fatti gli auguri e basta. Lui mi ha promesso che mi darà una bella notizia domenica prossima, poi vediamo. Buonasera presidente Viola, ci avviciniamo dietro Mascetti, non so, pensavo parlava con il suo direttore sportivo sulla partita. Qualcosa che non va, oppure mi dica lei. Bisogna sorridere perché qualcuno ha vinto, no? Ci sono delle persone che gioiscono, ci sono persone che invece si rammaricano di un qualche cosa. E lei, presidente? Ma io personalmente posso dire solo una cosa, a difesa della mia squadra, che con due rigori contro e con un'espulsione c'era ben poco da sperare. Spera per lei non domenica prossima? Ma che lui speri su di noi, io me l'auguro che succeda, perché soprattutto ci speriamo noi, no? Comunque anche il campionato è stato riaperto. Cosa sono i tre gol alla Roma, quelli? L'incasso della giornata. Ah, stai scappando, Fellaino l'ha visto? Sì, è la prima partita, scappo via, poi li divido con la squadra. Ah, mi sembra giusto. Certo, un buon incasso oggi, un buon premio. Ma pensavi di fare questo incasso e questo bottino oggi con la Roma? Dopo il primo tempo sinceramente no, però dopo è andata... Abbiamo giocato meglio, abbiamo concretizzato di più, poi il fatto che loro giocassero in 10 ci ha aiutato tantissimo. Non sono molto amici dell'arbitro, mi sembra di capire dall'altra parte, stando al presidente. Ma anche noi la settimana di mercoledì non siamo stati molto amici dell'arbitro, una volta a testa. Ho capito, complimenti. Grazie. Ciao. Attenta la bugia. No, ma sai, dopo così, a caldo queste partite è meglio non dire niente o dire, il meno possibile. 9 giornate al termine, fianco a fianco, corpo a corpo Milan-Napoli. Io penso che sia a questo punto eccitante anche per il tifoso più neutrale sapere come andrà a finire al di là della palla di vetro. E oggi abbiamo avuto una conferma che da qui alla fine del campionato possiamo anche noi dire la nostra. Ecco, per il bene del Napoli, oltre che vincere, bisognerebbe anche giocare in una maniera da mettere paura agli avversari, e con l'Inter bisognerebbe giocare, credo, un momentino più pericolosamente di oggi, o no? Ma guarda, oggi credo che è stata una grandissima partita per parte del Napoli, solo che loro hanno fatto un tiro in porta quando noi stavamo facendo praticamente il riscaldamento, l'hanno messo sull'incrocio e si è fatta una partita tutta in salita. Però il Napoli nel primo tempo ha dimostrato di essere più della Roma, e nel secondo tempo abbiamo concretizzato in porta quello che abbiamo seminato nel primo tempo. Atmosfera di mestizia al Flaminio. Il minuto di raccoglimento è per Sandro Pertini. Gli ultraromanisti ricordano con un lungo applauso anche Antonio De Falchi, il tifoso ucciso nel giugno scorso fuori dai cancelli di San Siro. Nella domenica del sorpasso al Napoli, il Milan conferma il suo momento di splendida forma, non avvertendo più di tanto l'assenza di un elemento come Donadoni. Ma va detto che, almeno nel primo tempo, il compito del diavolo è agevolato da una Roma coraggiosa quanto sprecona. Probabilmente la gara avrebbe preso binari diversi se Giannini non avesse sciupato un paio di occasioni clamorose. Mentre i giallorossi non riescono a sfruttare le indecisioni difensive degli ospiti, i rossoneri non perdonano il minimo errore e al 33esimo vanno in vantaggio con questo tiro di Evani deviato da Tempestilli. La squadra di Sacchi segna proprio nel momento di minor brillantezza e rischia di subire il pareggio dopo soli 3 minuti. Cross di Föller, torre di Tempestilli per Giannini che spreca incredibilmente. L'errore del capitano costa caro alla formazione di Radice, che immediatamente, come sancisce una vecchia regola del calcio, incassa il secondo gol,
Sbaglia Rizzitelli e sul traversone di Maldini Van Basten coglie prima il palo, poi ribadisce in rete. 2-0 e si va al riposo. Con Lino Banfi, dopo il processo al Festival di Sanremo, il processo a Roma-Milan. Beh, io non so chi ancora devo assolvere. Berlusconi è un bravo ragazzo, è troppo preso dalla Mondadori, quindi è Viola già per conto suo. Viola vorrebbe mondare, ma non so se ce la fa. Quindi uno scontro assolti tutti e due per aver commesso il fatto. Speriamo che il fatto sia bello. Ripresa. Giannini si prodiga per interrompere un lancio di oggetti in campo. Il Milan straripa. Il suo pressing si fa asfissiante e mette in crisi i portatori di palla giallorossi. Serve a poco il doppio inserimento di Conti e Baldieri in sostituzione di Piacentini e Rizzitelli. Dopo 13 minuti, Van Basten, che i romanisti giudicano in fuorigioco, segna il terzo gol. Per il centravanti olandese si tratta del 18° centro stagionale. La partita praticamente può considerarsi archiviata, anche perché nelle file della Roma subentra la rassegnazione. Da rilevare ancora il tentativo di Massaro, mobilissimo, la sgroppata di Baldieri, che conclude male un ottimo spunto, e il quarto gol del Milan allo scadere dell'incontro. Sulla linea, Comi non può arginare la conclusione vincente di Massaro. Il Milan festeggia il primato in classifica, la Roma fa autocritica. Fare regali a una squadra già forte non è consentito. E Van Basten mi diceva, noi pensiamo di essere una grande squadra, io credo che non siamo ancora una grandissima squadra, perché in fondo in Italia siamo stati in testa pochissimi, in questi anni solo 3 giornate di 2 anni fa, quindi dobbiamo assolutamente fare bene anche in Italia. Sai che Gagliani dice che giustamente il Milan ancora non è una grande squadra perché è stato troppo poco in testa alla classifica. Tu che dici? Il Milan è una grande squadra che spera di poterci rimanere fino alla fine in testa alla classifica. C'è la possibilità che il Milan possa scendere di rendimento per via delle coppe in marzo? Potrebbe esserci, noi dobbiamo condurre, è chiaro, una vita professionalmente molto giusta, perché dovendo sostenere così tanti impegni abbiamo poche possibilità di recupero e quindi il vero allenamento per noi sarà il riposo, il recupero. Ecco Dan che va fortissimo, invece la Roma nemmeno a remi andava quest'oggi, colpa del timoniere, dei vocatori, di chi? Colpa di Rimpettini che ha fatto l'autogol nel momento in cui forse la Roma stava esprimendo meglio, diciamo che fino alla mezz'ora sicuramente la squadra aveva tenuto testa a questo grande Milan, aveva creato un'occasione da gol sullo 0-0. Poi che cosa è successo oggi, la dice, tra il Milan e la Roma? Ma noi certamente abbiamo passato il più brutto pomeriggio di quest'anno. Sapevamo che c'erano delle differenze, avevamo preparato la partita in un certo modo, ma poi siamo andati in svantaggio. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare con delle ottime occasioni. Io conosco la mia squadra, so che per carità abbiamo sofferto tutti, perché 4 gol sono troppi. E sappiamo anche che possiamo fare meglio, anzi oggi devo prendere un atteggiamento di difesa e lo prenderò, e come, perché se lo meritano. Scusa Ancelotti, quanti soldi scommetteresti sullo scudetto al Napoli? Beh, non saprei, io non amo scommettere. E sul Milan? Non riesco a scommettere sul Milan se c'ho qualcosa da scommettere. Quanto scommetti sul Milan? Non lo so. Ancora in viaggio? No, quello me lo tengo stretto. Dopo 14 mesi di imbattibilità, la situazione in classifica si è un tantino complicata e gli effetti della sconfitta con la Roma sarebbero stati devastanti se il Bari non avesse pareggiato a Cesena. Tuttavia il Lecce ha pur sempre 2 lunghezze di vantaggio sul tandem delle quartultime Udinese e Cesena, ma occorre mantenere la calma. Contro la Roma, che in Puglia quest'anno ha fatto l'unplane vincendo sia a Bari che a Lecce, si è sentita in retroguardia l'assenza degli squalificati Marino e Righetti. La Roma in 13 minuti ha risolto tutti i suoi problemi con i gol di Gerolin e Feller, reti giunte per leggerezze del pacchetto difensivo. In occasione della prima marcatura Gerolin ha usufruito di libertà incondizionata sul gol di Feller con quel ventaccio a favore della Roma. Qualche accorgimento andava pur preso. Il Lecce, frastornato per le 2 reti subite, non è riuscito a mutare la fisionomia della partita neanche quando l'arbitro Beskin ha segnato un calcio di rigore a favore. Pasculli, come aveva fatto a Bergamo contro l'Atalanta il 14 gennaio, si è fatto parare il penalty, quella volta da Ferron, ieri da Cervone, che già a Bari aveva neutralizzato un rigore di Maiellaro.
La partita dopo l'errore dell'argentino si è virtualmente conclusa. Nella ripresa l'inserimento di Virdis con esclusione di Conte non ha prodotto benefici. Ora a Lecce non resta altro che concentrarsi sull'incontro interno di domenica prossima con il Napoli. Mazzone, nessuno può dire che lei non l'aveva detto, ci sarà da lottare fino in fondo, l'aveva detto, e certamente la vittoria di Bari non doveva far dimenticare queste cose. Assenze, rigore sbagliato e subito si va sotto con una squadra come la Roma. Certo, oggi voi sapete benissimo, ma mi conoscete da tanto tempo, che io non rimpiango mai i giocatori che mancano, anche per rispetto per chi va in campo, però è chiaro. Franco Tancredi torna fra i pali dopo 9 mesi. È vero che volevi smettere, stavi quasi per smettere, invece questa svolta? No, no, non stavo né per smettere, perché mi sento ancora in grado di poter divertirmi, per potermi togliere ancora delle piccole soddisfazioni. Certo, non volevo giocare questa partita, soprattutto perché l'incidente è accaduto a Cervone, è abbastanza grave. Ci sono Vierkovo De Mancini. Il mio amico russo, uno che adesso ha preso l'abitudine così al gol, è molto forte di testa e poi ha imparato anche a tirare da fuori aria. È la partita degli adorabili vecchietti preveggenti. Oltre a Tancredi, ecco lo scatenato Bruno Conti e sul fronte doriano il già maturo e mai così in forma indispensabile Pietro Vierkovod. E anche un test sulla funzionalità delle USL giallorossa e blu cerchiata, viste le assenze di Giannini, Desideri, Manfredonia, Nela, Cervone, Vialli, Luca Pellegrini e Sereso. Di gioco se ne vede poco. La Sampdoria comincia aggressiva, sfruttando i problemi di marcatura e scalatura dei romanisti, ma dopo questa occasione di Mancini si spegne. Così il libero Comi si sgancia per supplire la mancanza del regista Giannini e Bertold si propone sulla destra. Föller non vola secondo gli auspici e d'altronde i migliori dei genovesi, con il lombardo del primo tempo, sono due difensori razzianti come Vierkovo e Mannini. Sta foggia di Pesaro annulla un gol del fragile Rizzitelli, quanti stop sbagliati. E ancora Mancini, unica vera punta blu cerchiata, conferma di pensare ancora al Grasshopper. E la cavalletta, nella circostanza, si chiama Tancredi. Passano 15 secondi e il vecchietto numero 2, Bruno Conti, festeggia un bel po' di cose. Le 300 gare in A, il rinnovo del contratto con la Roma e i 35 anni che compierà dopodomani. Complimenti e auguri. Nella ripresa Bosco vi impiega Lanna, secondo stopper esce Victor per liberare Mannini sulla destra e finalmente Salsano si spinge un po' più avanti. È però sempre una Samp svogliata e accademica e la Roma sbaglia a non approfittarne. Su Geroline Conti è comunque bravo Pagliuca. Ed è bravo anche Vierkovod che, ricambiando beffardo la stima dell'antico compagno Tancredi, lo inganna 12 minuti dalla fine grazie all'ingenuità dei difensori di casa. Ecco voi Gianluca Vierkovod. Sì, ormai sei sostituto a pieno titolo di Vialli, no? No, no, io vado davanti quando la squadra ha bisogno e qualche volta mi capita anche di far gol. Se Vicini dovesse trovarsi in crisi di attaccanti fra infortuni e altre cose, di tu ti proponi anche per ruoli offensivi? Ma no, l'importante è che mi chiami per i mondiali, poi decide lui che deve fare. C'è ancora il tempo per una carezza di Mancini e per una plastica rete annullata 1-1 anche in questo al gioiello blu cerchiato. Poi queste schermaglie. Boskov, un pareggio trovato, forse una Sampdoria bruttina, stanca. Punto. Addirittura. No, addirittura abbiamo perso un punto perché abbiamo avuto più gioco, più pale gol e abbiamo perso un punto. Senta, con l'arbitro ha avuto un dibattito. No, io te l'ho detto, arbitro. Un litigio. Ogni scivolata nostra è castigata con gialla. Quando scivolano sui contatti di Roma, niente. Boskov sostiene che la Sampdoria abbia perso un punto. È un simpaticone, Boskov. Ma io il Boskov lo conosco da tanti anni. So che così, insomma, gli piace un po'. Prima è pieno di paura, poi magari anche se fa un punto, gli piace ribaltare un po' quello che è stata la realtà. Comunque è un simpaticone, ci sto. Io a dire che noi meritavamo ovviamente di vincere.
Grandissimo Rudy Feller ha messo in pratica KO la Lazio da solo, a parte il gol una grandissima partita. No, diciamo tutta la squadra ha fatto una bella partita oggi, soprattutto contro Bari abbiamo giocato oggi una partita eccezionale. Buone notizie anche da Bari, l'Atalanta ha beccato 4 gol. Soprattutto per questo io non sono felice per questa vittoria di qui contro la Lazio, soprattutto questi punti che hanno perso l'Atalanta e anche Bologna. È stato un derby bellissimo, vibrante. Sì, secondo me anche perché tutte e due parti avevano tante occasioni per fare un gol. Poteva anche finire 3-3 o 4-3 per noi. Allora, dicendo 3-3 dici anche che forse la Lazio è stata un pizzico sfortunata. Sì, soprattutto questa azione di questa punizione sul secondo tempo potevano fare anche i gol, credo. Forse un gol sfortunato, lo vogliamo raccontare questo episodio decisivo? Sì, è stato un cross di Giannini dal fondo. Sto cercando di uscire per allontanare questo pallone, l'ho toccato, però purtroppo la palla è andata sulla testa di Feller che ha portato e l'ha messo dentro. Sì. Tu hai la sensazione che la Lazio sia stata sfortunata oggi? Sì, penso di sì, al di là della sconfitta penso che la squadra meritava anche il pareggio sicuramente. Materazzi, l'unico punto che mi sentirei di muovere alla Lazio è che forse qualcuno ha perso la testa nel finale, per il resto tutto sommato siete stati abbastanza sfortunati. In finale sicuramente ci vuole un attimo più di tranquillità e potrebbe professionalità, però sicuramente non è stata voluta la cosa e perdendo un derby in cui ci tenevamo tantissimo, qualche ragazzo ancora giovane probabilmente ha avuto qualche reazione incontrollata, ma direi anche comunque che ci voleva un attimino anche un po' più di intelligenza sul momento per quanto riguarda la situazione di Bergodi, perché non ha dato né un calcione né uno schiaffo a nessuno, non meritava secondo cartellino giallo, perché sapendo che era stato ammonito era chiaro che non in ogni espulso, era solo preso per le braccia sotto la scia di Giannini, che tra l'altro stava perdendo tempo chiaramente. È stato un derby vero, un derby vibrante, sicuramente non un derby alla camomilla comunque visto quello che è successo in campo. Sì, ma ogni derby, qualsiasi derby ha degli episodi da, diciamo, da ricordare, anche lo scorso anno c'è stata l'espulsione di Geroni e Muro, quindi bene o male sappiamo che siamo in campo con una lezione diversa e però dobbiamo ritenerci soddisfatti, no, del gioco e anche del comportamento, diciamo ho dato qualche spinta di troppo ma ripeto, è normale nei limiti. Ma il 40esimo una rissa in campo, 2 minuti dopo una rissa in curva nord, in qualche maniera non vi sentite un po' colpevoli? Molto difficile sentirsi colpevoli perché forse chi non ha giocato a calcio non sa che cosa può, diciamo così, un giocatore avere in campo, al di là poi di essere un professionista e di guadagnare dei soldi, uno gioca con uno stato d'animo diverso, con il cosiddetto cuore, no? Ha voglia di vincere e non vuole mai perdere. Con questo non dico che un giocatore deve entrare in campo e magari prendersi a botte con un avversario, però può capitare una spinta come è successo oggi, che però dopo è rientrata nella normalità perché c'è stata tra me e Di Canio e diciamo poi tutto è tornato normale. Una Roma formato Coppa UEFA mette alle corde un Verona irriconoscibile rispetto alle ultime giornate e si garantisce virtualmente un posto in Europa per il prossimo anno. 7 gol, 5 da una parte e 2 dall'altra, tante azioni spettacolari, un pomeriggio divertente per i tifosi stretti sempre di più intorno a Gigi Radice. Dopo un quarto d'ora nel segno di Rudy Feller arriva il primo gol dei giallorossi. I 35 anni di Bruno Conti sono solo un fatto marginale, la punizione del vecchio campione del mondo è imprendibile. Il Verona è stordito e la Roma ne approfitta con il grande mattatore. Rudy Feller raccoglie l'invito di Bertolt e con estrema freddezza raddoppia 2-0. Il tempo si chiude con il Verona in attacco, ma per Tancredi in verità i pericoli non sono troppi. Ripresa, dopo 10 minuti Di Mauro lascia il posto al rientrante Desideri. Il Verona si sbilancia alla ricerca di un improbabile pareggio e la Roma ha via libera verso la porta di Peruzzi. Desideri e Feller costruiscono così il 3-0. Si continua un po' per la firma, un po' per lo spettacolo. La squadra di Radice ha via libera nell'area del Verona e Peruzzi conferma, pur nella giornata sfortunata, quanto di buono è stato detto su di lui. Al 28esimo Feller e Desideri si scambiano i ruoli. Il tedesco fornisce l'assist per il 4-0. Ancora Desideri sugli scudi. Rizzitelli lo mette in condizione di dover solo appoggiare il pallone in rete.
E mentre qualcuno abbandona la tribuna per non trovare traffico, il Verona trova due volte il gol. Prima è Magrin con deviazione probabilmente ininfluente di Gerolina a battere Tancredi. Poi arriva Puscetu, terzino molto richiesto sul mercato, a fissare il risultato finale sul 5-2. E l'ultima immagine è per l'esordio in Serie A di un giovane portiere. Tre minuti anche per Tontini. Allora dice, da grande soddisfazione direi vedere una squadra che finisce un campionato in crescendo, no? Beh, noi erano nei nostri intenti questo piccolo campionato dopo che la sconfitta col Milan, proprio ci siamo inventati questo piccolo campionato per nostro conto nel finale per poter vedere di riuscire ad andare in UEFA. È chiaro che la squadra funziona bene e speriamo di arrivarci. L'apprezzamento dei tifosi la incoraggia, la imbarazza, che sensazione le fa provare? Beh, mi fa provare così, una sensazione di sentirmi a mio agio in questa società, in questo ambiente, e questo mi fa piacere. Gaudenzi, una sconfitta che fa più male dal punto di vista della classifica o dal punto di vista psicologico secondo te? Una sconfitta che sicuramente brucia, però bisogna cercare di passarla di mente, perché le nostre speranze ci sono ancora. Se battiamo il Genoa siamo ancora in corsa per la salvezza, noi ci crediamo, questa è una battuta d'arresto che non ci deve far crollare tutto il mondo addosso. Purtroppo nel calcio ci sta, adesso ci mancano ancora 4 partite, cercheremo di ribaltare in tutti i modi. Allora Bagnoli, tutto da ricominciare, però la classifica non è troppo compromessa nonostante tutto? Sì, beh, questo lo sapevamo noi che ci trovavamo oggi, probabilmente qualche squadra ci avrebbe sorpassato, c'erano dei confronti diretti, basta palleggiare, ci sorpassavano. Noi dovevamo cercare di fare il punto, invece probabilmente siamo caduti nella giornata in cui siamo andati in campo, forse pensando di essere bravini. E particolare per Francesco Graziani, che debutta in campionato alla guida della Fiorentina proprio contro uno spicchio del suo passato. Ciccio da queste parti ha ancora molti amici e i tifosi romanisti gli riservano un'accoglienza da brividi. E poi sulla panchina giallorossa siede il timoniere dell'ultimo scudetto granata, Gigi Radice, a sua volta acclamato da un pubblico riconoscente. Almeno in tribuna salta il colloquio fra Pontello e Cecchi Gori sul futuro della società viola. Sentiamo il produttore. A sentire le ultime dichiarazioni del Conte Pontello, sempre rimarrà a lui. È che la questione è la vendita di chi compra. Se uno può vendere, l'altro può comprare. Nel primo tempo l'elemento più incisivo è Rudi Völler, che sfoggia una condizione atletica superba. Ma nella mezz'ora iniziale gli unici tiri in porta scaturiscono da punizioni. Prima l'intramontabile Tancredi si oppone al sinistro di Kubitz, poi il giovane Landucci imita il collega sulla botta di Bruno Conti, sempre geniale ed efficace. Baggio è in forma e spesso si produce in spunti travolgenti. Al 31esimo reclama il rigore dopo un'agile serpentina interrotta da Comi. Dopo 5 minuti un episodio insolito. L'arbitro Lobello espelle medico e massaggiatore dei Gigliati, entrati in campo senza autorizzazione per assistere lo stesso Baggio. Il dottor Alicico, che da questo momento dovrà lavorare per due, propone una modifica del regolamento. Fermo restando che l'applicazione del regolamento è perfetta, in questi casi forse si avverte che poi verrà emessa una sanzione, però io terrei il medico in campo e direi un'altra cosa, già che ci siamo, il più velocemente possibile, se un giocatore è in terra lo farei entrare, per una ragione semplice: a me se non concesso che perde tempo, tu hai arbitro, hai il dovere di recuperarlo. La prima frazione si chiude su un'altra potente conclusione di Kubitz, che centra in pieno la traversa. Nella ripresa la Roma crea al primo minuto l'occasione migliore, assist di Giannini per Tempestilli solo e ottimo intervento di Landucci. Al 19esimo ancora un guizzo di Baggio, contrastato da Bertold in area. Per l'arbitro questa volta è rigore, per Giannini no. Le proteste e un applauso ironico costano l'espulsione al capitano. È un minuto amaro per entrambi i numeri 10. Dal dischetto infatti Baggio si lascia ipnotizzare da quel diavolo di Tancredi. Dopo 16 centri il 17esimo penalty risulta fatale al gioiello viola. C'è ancora il tempo per alzare ancor più il voto di Franco Tancredi, che riesce a deviare un insidioso tiro di Buso. 0-0, la partita termina fra gli sbadigli, ma è comprensibile. Sta bene alla Fiorentina, finalmente con la grinta di Coppa anche in campionato, e alla Roma, in piena corsa per un posto UEFA. Sentiamo Radice. E un'altra partita abbiamo mantenuto il vantaggio, però non l'abbiamo ancora raggiunto, bisogna che facciamo altri risultati. Io sono molto rammaricato di dover lasciare questa squadra e questo ambiente, e questi cori a mio favore mi fanno
veramente felice, però mi spiace che oggi non siamo riusciti a vincere la partita. Mister Graziani, i tifosi romanisti non ti hanno dimenticato e tu ti sei commosso. Sì, mi sono molto commosso e questo mi fa particolarmente piacere, sono felicissimo di questa emozione che mi hanno regalato. Vedo che hai addirittura due orologi, segnano entrambi l'ora della salvezza per la Fiorentina? Ma direi di sì, io mi auguro che questi due orologi mi portino fortuna e portino fortuna anche alla squadra. L'ho detto anche ai ragazzi, io sono convinto che se noi trasferiamo anche in campionato la determinazione, la volontà, l'entusiasmo con cui questi ragazzi affrontano le partite di Coppa, con le nostre qualità tecniche sono convinto che dobbiamo per forza venire fuori da questa situazione. Anche ai principi possono saltare i nervi. Giannini, mi pare che tu ti sia già pentito di quell'episodio. Sì, beh, è normale che certi episodi vanno eliminati. Sicuramente io ho ceduto un pochino in un attimo di nervosismo, dove poi il signor Lobello diciamo, mi ha visto e mi ha espulso giustamente. Comunque è ormai passata, è importante, ecco, guardare questa sera la classifica, che tutto sommato è rimasta come era per quanto riguarda noi, ed è passato un turno di campionato. Presidente Luzzara, prossimo anno? Prossimo anno faremo la Serie B, speriamo di farla bene come abbiamo sentito. Di risalire subito? E di risalire, se non avremo, anche perché oggi abbiamo regalato noi la partita, è inutile, stiamo lì a... Però non abbiamo mai avuto un pizzico di fortuna. L'ingenuità che forse condanna la Cremonese è davvero clamorosa. Mancano 8 minuti alla fine e Rizzitelli sbaglia la rimessa in gioco. Favalli, a sua volta, cerca un compagno o il portiere e non si accorge di Föller, che ne approfitta così. Föller, sei stato bravo tu in occasione del gol o ingenui i difensori cremonesi? No, diciamo tutte e due, sì, ho sfruttato questa occasione abbastanza veloce, sicuramente non è stato molto facile, però è stato anche un po' di fortuna. È un pomeriggio triste per la Cremonese e il suo cannoniere De Zotti, invocato come l'uomo salvezza, dopo appena 10 minuti anziché la rete, incontra la traversa. Per di più manca l'Impar, bloccato da un'intossicazione rimediata in Algeria con la nazionale svedese. E la manovra grigio-rossa, pur apprezzabile, denuncia la mancanza di un rifinitore che appoggi le due punte De Zotti e Neffa, ben marcate dai difensori giallorossi. Quasi tutte le azioni, spesso promosse da Rizzardi, si svolgono così sulla sinistra, mentre il tornante destro Merlo, pur dignitoso, gioca troppo arretrato. La Roma, senza Giannini e Conti, non si scompone più di tanto e l'unica occasione del primo tempo capita a Föller su liscio di Citterio. Nella ripresa il bimbo paraguagio Neffa prova i riflessi dell'attento Tancredi e della Roma, che a centrocampo schiera da destra Gerolin, Piacentini, Di Mauro e Desideri, a sfiorare con quest'ultimo il bersaglio, ed è bravo Rampulla. La Cremonese attacca, vuole la vittoria. È reclamato dai tifosi, entra Chiorri al posto di Avanzi. Ecco una sua punizione. Anche il pareggio, visti gli altri risultati, potrebbe servire alla squadra di Burnic, che invece subisce il già visto gol beffa di Föller, vicinissimo poco dopo anche al raddoppio. Gigi Radice, la Roma in Europa, 39 punti, una media accettabile. Soddisfatto? Sì, era il nostro obiettivo e direi che oggi siamo contenti soprattutto per quello, soddisfatti di quest'annata, anche se oggi non meritavamo di vincere. Ecco, qualcuno ha scritto di un tuo possibile futuro sempre a Roma, ma sulla sponda biancazzurra laziale. Anch'io ho letto queste notizie, però ufficialmente non posso assolutamente confermarle perché non c'è stato niente. Buone, una battuta. Siamo autoeliminati oggi, per oggi, però finché c'è una speranza c'è sempre la possibilità, finché matematicamente non siamo fuori noi ci speriamo, perché abbiamo ancora due partite, abbiamo Bari e Sampdoria, perciò... Lo stadio comunale di Torino, dopo 57 anni, si congeda dal campionato di massima divisione, che gli ha regalato complessivamente 20 scudetti, 18 della Juventus e 2 del Torino. Da settembre, infatti, si giocherà in uno stadio nuovo, tra l'altro bellissimo, che nasce con un solo ma spiacevole difetto, quello di non essere stato dedicato e intitolato al personaggio torinese più glorioso e più al di sopra delle parti, Vittorio Pozzo.
un ricordo del comunale, e ne ho tantissimi, insomma. Gli scudetti che abbiamo vinto, io ne ho vinti 14 qui dentro. Quindi poi le coppe, poi tante cose. Un po' di nostalgia oggi? Sì, direi di sì, direi di sì questo stadio, sì. Sempre un monumento che ci sta a cuore, ecco. Sa che io ho il silenzio stampa, no? Sì, però oggi lei compie 70. Ecco, lei oggi ne compie 55 o 75. Questo è un mio nonno. Si sbaglia con mio nonno. Presidente, voglio fare gli auguri a nome della Domenica Sportiva per suo questo compleanno. Grazie. Juventus Roma in pillole, rivista attraverso i quattro episodi chiave offerti dalla partita. Nel primo tempo giallorossi più determinati, in grado di colpire un palo con Rizzitelli su passaggio di Fuller. Nella ripresa, Juventus in crescita sul piano del ritmo e del gioco, con Casiraghi in grande condizione e Tancredi sicuro protagonista. Nel periodo migliore dei padroni di casa, come spesso accade, si parte in vantaggio la Roma. E non è un caso che l'autore della rete sia il suo uomo più dinamico e insidioso, vale a dire Fuller. Nel giro di 4 minuti la Juventus pareggia e anche in questa circostanza il gol premia uno dei migliori in campo, vale a dire Casiraghi. Juventus 1, Roma 1. Dino, questa è la tua ultima partita in campionato sul terreno del comunale. Sempre emozionato? C'è il pubblico che ti applaude? Mi fa sempre piacere l'affetto del pubblico, d'altra parte. Comunque è una degna chiusura. Al di là dei gol, un bel Fuller e un bel Casiraghi. Sì, devo dire, il nostro tedesco ha fatto la prima parte della gara veramente molto buona, poi nel secondo tempo addirittura segnato, e anche questo Casiraghi per tutta la partita è stato un pericolo. La partita dei molti addii. Oltre che per Gigi Radice, in casa giallorossa grandi feste anche per il commiato del portiere dello scudetto, Tancredi, visibilmente commosso per l'ultima volta davanti ai suoi tifosi. Radice urla e applausi che non hanno bisogno di commenti. Sì, beh, era una cosa che mi aspettavo, ho deciso di farlo perché mi sembra giusto fare un saluto a questo pubblico che è stato veramente nei miei confronti fantastico. Questa sciarpa dove la conserverà? Questo è il posto migliore che so già dove metterla. E grandi feste anche per Lionello Manfredonia, assieme all'equipe medica bolognese che lo salvò in quella drammatica ultima giornata del girone d'andata. Poi, ancora una volta, in panchina con i suoi compagni. In casa rossoblu Gigi Maifredi si dà la lettura per mascherare l'emozione di guidare per l'ultima volta il suo Bologna. Il pubblico si adegua subito festosamente al clima, mentre i 22 in campo dimostrano di voler offrire qualcosa anche negli ultimi spiccioli di campionato. Anzi, il Bologna non ci mette neanche 3 minuti, grazie ad un errore di Comi, a portarsi in vantaggio con Galvani, ben servito dal pimpante Vaas. 2 minuti esatti e Giannini offre al commissario tecnico Azeglio Vicini, appollaiato in tribuna, uno di quei suggerimenti che mandano a nozze Föller. Il tedesco non perdona. Pur in epilogo di stagione, l'incontro si mantiene su toni più che accettabili, con momenti piacevoli offerti da entrambe le formazioni. È Giannini a portare in vantaggio la Roma, ingannando Cousin direttamente su calcio piazzato a metà del primo tempo. Conti definitivamente in pareggio in apertura di ripresa grazie ad una combinazione Giovanni-Vaas con il tedesco che beffa Tancredi con un preciso pallonetto. E alla fine, nonostante gli appelli, la carica degli ultra, scontata conclusione di un incontro che ha offerto più di quanto richiedeva il copione.